Perfetto. Benissimo. Ehi. Shalom. Shalom, che significa pace. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia. Un altro giorno qui per le strade e per le vie, per portare il Vangelo, per far conoscere la verità attraverso la Bibbia. Come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai Ba'asham Kakadash. Yahawah è il vero nome del Padre, Yahawah Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramolino per aver insegnato bene la verità della Bibbia e Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi si trovano disperse nel mondo. A coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e verità, Shalom. Eccoci qua un altro giorno attraverso lo spirito e potere del Dio vivente, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio di Israele, il suo vero nome nell'antico ebraico è Yahawah, che significa colui che è o colui che esiste, e il vero nome di suo figlio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro Pastore, il Messia, è Yahawah Shai, che significa colui che salva o il Salvatore, colui che il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama con il nome di origine greca Gesù Cristo. Gesù Cristo non è il nome del Messia, non è nemmeno l'adattamento in italiano, perché l'adattamento in italiano è Giosuè, ma comunque non va chiamato nemmeno Giosuè, solo per un'informazione. Il nome del Messia è uno, come dice la scrittura, e noi lo chiamiamo come l'hanno chiamato Giuseppe e Maria, i suoi genitori, come il padre ha comandato loro. Okay? Questa è una forma di rispetto. Immaginate voi se vi chiamassero con un nome che non è il vostro nome, se vi chiamano Pierluigi e il vostro nome è un altro, o con altri nomi, ok? Non è rispettoso. Pensa come oggi la gente ci tiene a essere chiamata con il proprio nome, così ancora di più il Dio vivente, il Padre e suo figlio, Yahawah, Wa Yahawah Shai, dobbiamo chiamarli con il loro nome. E oggi attraverso lo Spirito siamo qui, salve, niente, nessun problema. Siamo qui a chiamare le pecore smarrite della casa di Israele, siamo a chiamare i figli, i discendenti delle 12 tribù di Israele che si trovano disperse nel mondo. Iraiala, per iniziare con un precetto, se puoi prendere Baba Kasha, Giacomo 1:1, perché il messaggio della Bibbia, la Bibbia è una raccolta di libri, la parola Bibbia significa raccolta di libri e parla della storia. È un libro che parla di storia, di sapienza, di consigli, di educazione e di una promessa soprattutto, che è quella là del regno che viene, ed è destinata soltanto a una nazione, ok? La Bibbia non è un libro di religioni, le religioni non sono bibliche, la Bibbia è un libro, è una raccolta di libri che parla di una storia, di una promessa, di educazione, di sapienza data a una sola nazione, che sono i discendenti delle 12 tribù di Israele. Questo è il libro di Giacomo, capitolo 1, versetto 1. Giacomo, servo del potere Yahawah Ba'asham Yahawashai, alle 12 tribù che sono dispersi nel mondo, salute. Qua vediamo, stiamo leggendo dal Nuovo Testamento, perché se vai parlando con le religioni dicono che nell'Antico Testamento la parola era rivolta a Israele, perché poi se andiamo a vedere a tutti i profeti, a tutti i servi, il Signore dice va e parla alla casa di Israele, va e di al mio popolo Israele, non ha mai mandato i suoi servi a parlare con un'altra nazione. E le religioni dicono, ma quello era l'Antico Testamento. Adesso vi abbiamo letto dal Nuovo Testamento, ok? La lettera di Giacomo. E se vogliamo prendere anche Pietro, 1 Pietro 1:1, se vogliamo andare a prendere gli Atti degli Apostoli, le lettere di Paolo, andiamo a vedere che sono tutte quante destinate alle 12 tribù di Israele. Il Signore Yahawah Shai stesso, se vuoi prendere un altro precetto, Yara, Matteo 15:24, il Messia stesso dice chiaramente che lui non è stato inviato che alle pecore smarrite della casa di Israele. Il Messia stesso invia i suoi apostoli, i discepoli, dando loro queste istruzioni in Matteo 10:5: andate, non andate tra i pagani, non andate dalle altre nazioni, ma andate dalle pecore smarrite della casa di Israele. Quindi noi stiamo portando il messaggio della Bibbia. Questo è il messaggio originale. Questa parola che è destinata a una nazione nello specifico. Questa nazione che oggi si trova dispersa in mezzo alle altre nazioni attraverso la storia. Se vuoi leggere prima. Questo è il libro di Matteo, capitolo 15, versetto 24. Ma egli rispose, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa
Israele. Parole chiare e dirette da parte del figlio di Dio, dove dice che lui è stato inviato per le pecore smarrite della casa di Israele. Ok, quindi aprite bene le orecchie, portate la vostra mente, svuotate la vostra mente da quello che vi hanno insegnato le religioni, iniziate a tornate bambini come il Messia ci ha comandato. Il Signore ci ha comandato di tornare bambini, perché? Perché quando sei bambino inizi ad imparare, ok? E siccome noi siamo stati indottrinati, siamo stati ingannati, ci hanno raccontato menzogne, da partire dai nostri genitori, fino alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni religiose, che cosa siamo chiamati a fare? A tornare bambini e a imparare da capo? Da chi? Non da altri uomini, ok? Perché noi non stiamo dando un'opinione nostra personale qui, non è che siamo venuti qui come fanno le religioni, come fanno testimoni di Geova, evangelisti, dove vanno a chiamare nel nome di Gesù, a parlare, e non hanno una Bibbia in mano, vi parlano solo di loro opinione, vi parlano, ok? Solo con il fine poi di portarvi nella loro setta maledetta. Noi siamo qui con la Bibbia e tutto quello che diciamo ve lo proviamo attraverso la Bibbia, anzi, noi prendiamo la Bibbia e semplicemente lo portiamo in termini moderni, ok? Stiamo attualizzando quello che leggiamo nella Bibbia semplicemente. Che magari la gente, salacchia, magari la gente non comprende quello che alcune scritture hanno un parlare antico, ma in realtà, se ci pensiamo, la Bibbia è stata scritta più di 2000 anni fa, ma oltre a essere attuale, anche futuristica, se per questo. Molto più futuristica di hai detto una cosa potente, perché quando parli della parola futuristica, a me è venuto subito in mente il libro di Zaccaria 5.1, che dice: ho visto un rotolo volante. Cavoli, e rimane ancora un oggetto di mistero in 2024. I profeti già ve lo dicevano, Ezechiele già vi diceva questo rotolo, che aveva un altro rotolo dentro che bruciava come... Sì, quando si parla infatti di rotoli che bruciavano, loro dicevano che bruciavano perché... Se ci pensi, perché c'è la luce. Sì, ma perché se ci pensi, ai tempi qual era l'unico metodo di illuminazione? Erano le candele, era il fuoco, non c'era la corrente. Quindi quando loro vedevano qualcosa di luminoso, lo collegavano al fuoco. Per questo dicevano: oh, vediamo un rotolo che volava, erano cerchi di fuoco. No, come avevi detto prima, che è un libro scritto più di... Ma cosa stiamo dicendo? Ma molto più di 2000 anni fa. Sì, infatti 2000 anni fa sono i Vangeli. Solo i Vangeli da 2000 anni. Solo il Nuovo Testamento, che è la parte più piccola. C'erano altri termini in uso. Abbiamo una cosa che si chiama la New Speech. Noi stiamo usando la New Speech, dove le parole antiche, per esempio, una volta si diceva aeroplano, ok? Mm-hmm. Oggi diciamo aereo. Mm-hmm. Ok? Piano è stato messo da parte. Lo usi solo se lo vuoi. Una volta si diceva frigorifero, oggi si dice frigo, ok? Cioè c'erano termini diversi nei tempi antichi, comunque per non... No, è corretto, è buono prendere questo tema qua, perché quello che noi facciamo attraverso lo spirito è attualizzare quello che leggiamo qui. Quindi quando noi leggiamo nelle scritture, ad esempio quando si legge di carri che volano in cielo, di carri di fuoco, come quando è stato rapito Elia, ok? Quando il profeta Elia è stato rapito, sono venuti dei carri di fuoco. Vi spieghiamo che questi termini, questo termine carro di fuoco, che è stato utilizzato da Eliseo, o comunque si trova nel libro di Primo Re, ok? Non da Eliseo. Questo termine è stato usato in Primo Re. Ai termini attuali, questi carri di fuoco, vi sta parlando dei così chiamati UFO, ok? Così chiamati UFO, che a oggi il termine UFO significa oggetto volante non identificato. Nella Bibbia viene identificato con altri nomi, come ecco carro. Perché carro? Perché ai tempi l'unico mezzo di trasporto era il carretto, i carri, ok, con le ruote, e quindi l'unico veicolo sulla terra era quello. Quindi quando i profeti, quando i servi del Signore vedevano questo veicolo del cielo, lo chiamavano carro del cielo, lo chiamavano. Di fuoco l'abbiamo spiegato perché? Perché lo vedevano illuminato, e l'unica illuminazione presente sulla terra era il fuoco. Sì, un'altra cosa ancora molto futuristica è la spiegazione di profeta Ezechiele, che ti dice proprio come muovono queste cose qui, che rimane ancora un mistero. Noi siamo riusciti a creare varie tecnologie al giorno d'oggi, ma non hanno quella mozione di movimento come ce l'hanno questi carri. Ezechiele ti dice che colui che guida questi carri, che sono gli angeli, lui pensa e il carro muove proprio come lui pensa. Sì, cioè lui non ha bisogno, si muovono, cioè sembra che il carro è connesso al suo spirito. Questa è altissima tecnologia. Super. Infatti questo mi fa venire in mente il film Avatar,
L'ordine film Avatar, quando l'Avatar collegava la sua coda con l'animale. Sì, quindi poi guidava in base a come. Infatti diceva Ezechiele che facevano dei movimenti sopra, sotto, destra, sinistra, che anche oggi quando quelli dell'esercito, dell'aeronautica volano, dicono che vedono fare dei movimenti a questi oggetti, a questi veicoli, che loro non possono fare, cioè riescono, cioè, per esempio, cosa riescono a fare i veicoli moderni? Riescono ad andare dritti? Sì, adesso stanno cercando anche veicoli che riescono, ma non hanno quella emozione là, sì, con i droni. Però comunque quale... Anzi, hanno fatto, diciamo, un insieme di tanti droni affinché possono... Bravissimo. Loro sono lì a studiare, a prendere i soldi che il popolo paga per le tasse, chiusi dentro, sotto queste caverne, con dei scienziati Frankenstein, e stanno lavorando saldamente giorno e notte cercando di creare un UFO, ok? Hanno provato alcuni UFO, ma quando senti che un UFO è caduto, bro, non sono i cari della Disney, no, sono i falsi che hanno cercato di fare e approvare, e queste qua non fanno niente. Un precetto? Vai. Questo secondo libro dei re, versetto, capitolo 2, versetto 11. Or mentre continuavano a camminare e a discorrere insieme, ecco un carro di fuoco e dei cavalli pure di fuoco separarli l'uno dall'altro. Elia salì al cielo in un turbine, mentre Eliseo stava a guardare e gridava: padre mio, carro di Israele e sua cavalleria. Quando non lo vide più, prese le proprie vesti e le stracciò in due parti. Ehi, questa è un'altra prova di grande tecnologia, ok? È stato rapito in un turbine. E c'è un'altra, sempre in questo libro qui, che parla dell'esercito dei Siri che sono venuti contro di loro. E aveva paura Eliseo. Il servo di Eliseo aveva paura. E Eliseo ha pregato affinché il padre lo poteva aprire gli occhi. E lì vi fa vedere che questi cari hanno la tecnologia di mimificarsi, di diventare invisibili, trasparenti. Infatti in Cina hanno sviluppato questo telo trasparente adesso, e cominceranno anche a usare per vestire questa nuova generazione di aerei. E vediamo come che tutta questa gente qui, lo scopo è quello di diventare come Dio. Prendono la tecnologia, studiano bene la tecnologia dell'Altissimo. Allora non gliene frega niente di rendervi la vita migliore, no, tutti i fondi che hanno li stanno spendendo per arrivare come Dio, per creare un maledetto carro, ok? Anche loro hanno creato questo telo qui che appena la metti diventi invisibile e robe varie. Infatti, mio padre arriverà a un certo punto e dovrebbe fermare tutta questa roba qui. Vi ricordo nel libro di Genesi che il padre ha guardato giù e ha detto che se noi li lasciamo, questi qua saliranno in su. Allora ha dovuto cambiargli la lingua, renderli confusi, ok? Quindi padre arriverà un tempo che dovrebbe dire basta, perché questi qua se li lasci rovineranno. Le scritture dicono che se quei giorni non fossero abbreviati non ci sarà neanche una carne viva, ok? E se vuoi comunque... No, prima di continuare mi ha aperto un punto. Riguardo al fatto che i carri sono trasparenti, no? Possono essere trasparenti. In Apocalisse capitolo 15, al versetto 2, si legge: e vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto la vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul suo numero e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Ehi, questo è un scenario molto importante, è scenario finale che gli eletti, che speriamo affinché Padre possa avere misericordia di su di noi, che siamo tra quei numeri che saranno su quei carro là, che vedremo questo vetro di fuoco. Ok? Perché lì si sta spiegando come gli eletti sono stati già rapiti nel carro, e da sotto la tecnologia del carro diventa proprio invisibile, riesce a vedere tutto. Il pavimento, praticamente. Il pavimento diventa proprio un vetro trasparente, e noi riusciamo a vedere questo mare di vetro che è la terra. Ok? Perché tu una volta vai sopra la terra, cosa vedi? Lo strato dell'ozono,
Ok, questo strato è uno strato atmosferico che sembra acqua, sembra un vetro. Ok? E quando vediamo scoppiare Babilonia, che è America, noi dal carro riusciremo a vederlo. Infatti il libro di Salmi 91 dice che solo con i tuoi occhi vedrai il giudizio dei malvagi. Ok, questo sta parlando degli eletti già rapiti nel carro, elevato, e loro vedono giù e vedono. Ehi, perché? C'è un'altra scrittura comunque che ho sempre cercato, non ho appuntato, perché sono tanti anni che non trovo quella scrittura. Secondo me è nel libro di Isaia, che dice? Che parla che nel regno ognuno avrà un carro che li farà da scudo, che sarà sopra la sua casa. Tu ti ricordi? Credo di sì. Cioè, adesso lo vado a guardare. Ho cercato dappertutto, non ho più trovato questo, per esempio. E quello ti dice come sono questi carri anche. Questi carri sarà come... Cioè, se tu, per esempio, c'è troppo sole e vuoi tipo un ombrello addosso a te, il carro ti segue, il carro sa già quello che... Lui ti copre, ok? Se c'è la pioggia, lui ti copre, ok? Lui sarà sopra la tua casa mentre tu dormi, come una sorta di sicurezza. Ehi, gli occhi non hanno visto, nelle orecchie ho udito, cioè che il Padre ha promesso a coloro che lo amano. Ehi, e quello vi diciamo che cioè, non vale la pena spacciarsi l'anima, ok, per guadagnare una Lamborghini che dopo qualche anno il suo valore non vale più niente, ok? Non c'è nulla che questi che governano il mondo possono offrirvi che può valere quanto il Padre ci darà nel regno che sta arrivando, ok? Ecco perché noi, il nostro cuore non è neanche attaccato a queste cose qui, a questi beni materiali. Sono davvero di livello troppo basso. Sono davvero di livello troppo basso. Ecco perché ogni anno devono creare una nuova versione, sempre una nuova versione, cercando. Ma quello che il Padre ci darà sarà una soddisfazione per sempre, ok? Sai, per prendere di nuovo questo punto in Apocalisse capitolo 15, si legge che quelli che avevano ottenuto la vittoria si trovavano su un mare di vetro. E qua sono sempre, ecco, termini antichi che noi vi attualizziamo. E praticamente il prof Giovanni qui stava vedendo gli eletti che si trovavano su un mare di vetro, praticamente su vetro. Che cos'è il vetro? Il vetro è trasparente, il mare cos'è? Grande, perché comunque gli eletti sono 144.000, ok? Quindi serve tanto spazio. Anzi, c'è un terzo della casa di Israele. C'è un miliardo di persone ci sono lì. E c'è la tecnologia che le scritture vi fanno anche capire che queste carri hanno la possibilità di espandersi, ok? Hanno la possibilità, e poi questo li hanno visti anche i cacciabombardieri americani. Questi carri possono sembrare enormi e possono anche sembrare piccoli. E puoi prendere Isaia capitolo 60, voglio dire Salmi, capitolo 68, versetto 17. Ce l'ho. Vai. Salmi 68, versetto 17. E i carri del Dio potente, Yahweh Hashem Yahushai, si contano a miriadi e miriadi. Ma scusami, una domanda, perché quando noi diciamo che questi così chiamati UFO sono i carri dell'Altissimo, c'è una risposta che la gente dice spesso: ma perché Dio ha bisogno di un carro per spostarsi? Ma perché Dio ha bisogno di un carro? Dio è grande, no? Non ha bisogno di un carro. Ma le scritture ti sta dicendo che se il Padre ha dato l'intelligenza all'uomo di creare una fottuta macchina, ok? Vuoi che lui non fa quello che vuole? Il Padre fa tutto quello che vuole e lo fa per il suo piacere, ok? Ma se tu poi hai le gambe, se vuoi, chi dice questo? Se tu hai le gambe, hai i piedi e puoi camminare, perché ti prendi una macchina? Ok? Per cosa? La prendi per percorrere grandi distanze, no? E pensa all'universo quanto è grande, l'universo quante galassie ci sono, quante galassie, quanti pianeti. Per muoversi da un pianeta all'altro, per muoversi da una galassia all'altra, il Padre, suo Figlio, le schiere angeliche si muovono su questi veicoli, ok? Ehi, pensa che ogni giorno, io quando andavo a scuola, nei miei anni, ci insegnavano che i pianeti erano 9. Ad oggi, 2024, sono infiniti. Ogni giorno ne scoprono sempre uno, e questo vi fa vedere quanto il sistema dell'educazione dei figli di Esau Edom è troppo falso,
e non ha senso, perché la mia generazione, noi siamo, ci hanno insegnato fino a tutta la mia generazione, che erano solo 9, erano troppo presuntuosi, credevano di aver già cercato tutto. E quante razze di pesci stanno scoprendo ultimamente? Ok, hey, questo è il libro di Salaghi, fammi dare un precetto a me. Questo è Esodo capitolo 19 versetto 9, che la gente dice: ah, perché Dio ha se Dio è così grande non ha bisogno di un veicolo. Eppure questo veicolo qua te lo nomina in Esodo capitolo 19 versetto 9, che dice: il Signore Yahweh Ba'asham Yahweh Shai disse a Mosè: ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando parlerò con te e ti presti fede per sempre. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Anzi, voglio prendere anche un precetto dal Nuovo Testamento. Questo è Matteo capitolo 17 versetto 5, dove si legge: c'è anche quello che dice che Yahweh Shai tornerà con una nube e tutti gli occhi lo vedranno. Quello è Khan, parlando di suo figlio. Questo è Matteo 17,5, dove dice: mentre egli parlava ancora, parlando del Messia, dice poi: una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Una nuvola luminosa. Hai mai visto quante nuvole luminose? Di notte li vedi illuminare, scappano. Ehi, non le vedi nuvole luminose? Perché questi sono sempre termini antichi che noi vi stiamo attualizzando. Ma non sono neanche tanto antichi, scusami. Cioè, una nuvola è futuristico, cavolo. È solo uno che è accecato, che non ha lo spirito, che non potrebbe comprendere robe semplici così, davvero. Anche il popolo, col popolo di Israele nel deserto, come l'ha guidato il Signore? Li ha guidato con una nuvola, hai capito? E poi ti dice la tecnologia di quella nuvola, perché di notte li illuminava, gli faceva luce, gli faceva strada. Di giorno li parava dal sole, dal calore del sole. Infatti la scrittura ci dice che 40 anni hanno camminato e i loro vestiti non si è consumato nelle scarpe, perché c'era una protezione nel deserto. E nel deserto di giorno fa caldissimo, quindi hai bisogno dell'ombra. Di notte fa freddissimo e hai bisogno di calore. E cos'è che dava questo? La tecnologia. Padre, un grande carro c'era che guidava. E chi era? Il carro di Yahawashai. Era il carro di Yahawashai. È quello che ha visto Ezra, che dice che è una grande montagna che non riesce neanche a vedere da dove inizia e da dove finisce. Ma secondo voi è perché tutte le nazioni a quell'epoca sapevano della fama dei figli di Israele? Perché hanno visto, cavolo, hanno visto proprio il Dio. Cioè, infatti, a quale nazione si è manifestato mai un Dio? La prostituta Rahab, quando hanno mandato spie a Gerico, cosa dice? Dice che, cavolo, abbiamo sentito della vostra fama. E queste erano nazioni ancora molto più lontane dall'Egitto. Ma perché sarà lo stesso quando il padre tornerà, quando Yahweh Shai tornerà? Infatti dice che tutti gli occhi lo vedranno. L'ha detto prima il fratello, Apocalisse 1 e 7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Ok? Come verrà? Infatti da queste scritture hanno preso l'ispirazione per fare il film Independence Day. Quando da questa nuvola viene fuori questo carro che copre tutta la città, ok? Questo è biblico, si trova nelle scritture parlando del carro. Questi sono, anzi, se vogliamo andare proprio nel dettaglio, questi qua, che stiamo citando, del padre e del figlio, sono i carri patriarca, ok? Sono delle grandi navi spaziali, chiamatele come volete voi, ok? Che sono più grandi della terra stessa, che poi da lì vengono inviati gli angeli attraverso carri più piccoli per svolgere i loro compiti, ok? E sono gli stessi carri che, quando si parla di rapimento, che il Signore manderà per salvare i suoi eletti quando verrà la distruzione nucleare. Per questo, quando verrà la terza guerra mondiale, che causerà la distruzione nucleare, e il Signore poi manderà i suoi angeli, perché dice la scrittura che mentre i missili saranno in volo, il Signore apparirà e verrà a salvare i suoi eletti. Che cosa accade? Verranno portati su in questi miriadi di carri, ok? E da lì si vedrà come un mare di vetro sotto, e loro praticamente vedranno questo mare di vetro mescolato con il fuoco, perché vedranno la terra sotto di loro e daranno gloria al Padre dicendo: Kalala Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, che ci ha salvato da questa distruzione che stiamo vedendo qui sotto. Allora io
C'ho la quotazione di un presidente passato americano, Theodore Roosevelt, che dice che uno studio profondo della scrittura è molto più di università. Uno studio profondo della scrittura vale molto più di uno studio dell'università. E qui ci sono cose che stanno ancora studiando oggi per comprendere, ok? Parliamo di Leviathan, ok? Se vogliamo entrare in... cosa dovremmo fare un video su Leviathan? Che il Leviathan è quello che Godzilla. La storia di Godzilla è basata su Leviathan. E il padre... la gente non ha capito niente. Perché noi, conoscendo quanto è terribile l'Altissimo, cerchiamo di persuadere gli uomini a convertirsi prima che sia troppo tardi. Il padre ha un piano di terrorizzazione pronti agli abitanti della terra, ok? Il padre c'ha un bel piano che tu solo a sentire con rumori cadi e muori davvero, dalla paura. La gente non ha capito niente. I figli di Israele, quando erano ai piedi del Monte Sinai, che Mosè parlava col padre, dicevano che sentivano tuoni. Pensa, sai quando vengono i temporali? Sai che a volte nel temporale senti... Sì, ma sono un... Io sono dentro... E questi non sono il padre, questi non sono il padre. E questo non è il padre che è arrivato. Pensate quando arriva il carro del padre, quando arriva il carro di Yahweh Shai, perché poi il padre non verrà lui stesso, ma manderà suo figlio con le schiere angeliche. Posso posare un precetto? Questo è Esodo 20:18. E dice: tutto il popolo avvertiva i tuoni e i lampi e il suono della tromba e mirava il monte fumante... E a tal vista tremava. Questo accadde? L'avevo visto anch'io quella. Questo accadde quando il Signore gli diede i comandamenti a Mosè, ok? Quindi Mosè andò ad incontrare il Padre, andò a incontrare il Signore e ricevette non solo i 10 comandamenti, ma proprio tutte le leggi, le istruzioni di come si osservavano praticamente i comandamenti, di come si osservavano anche in cielo. E i figli di Israele rimasero sotto. Quindi immaginate che quando noi leggiamo la Bibbia dobbiamo immaginare e dare colore. Il monte Sinai, questa grande montagna, tutto il popolo era sotto. Il padre, come abbiamo visto, come abbiamo letto prima in Esodo 19:9, il padre è venuto in una densa nube. Quindi come quando viene il maltempo, allora si è posto sopra questa montagna. Scusa, mi posso aprire una parentesi velocemente? La montagna Sinai, se andate dalle parti di Arabia Saudita, in un deserto che oggi si chiama Al-Jabal Al-Loz, una roba del genere, ed è protetto, ok? Infatti si vede sopra la montagna che è bruciatissimo, di una bruciatura che non si capisce. La cima di questa montagna è tutta scura, tutta bruciata, e infatti si dice che la nube dell'Altissimo, il fuoco che usciva, lo ha bruciato proprio, l'ha consumato. Pensate, vai avanti. No, volevo aprire questa... Sì, hai fatto bene. E qua appoggio il precetto di Araya. E disse, 19, disse a Mosè: parla tu a noi e ti ascolteremo, ma non ci parli il Dio, Yahweh, perché non si debba morire. Pensate, quando viene un temporale, cioè noi siamo in casa e sentiamo tutte le finestre tremare, tutte le porte tremare, e pensate lì che cosa... Che paura che i figli di Israele dissero che ci parli tu, Mosè, perché se noi ascoltiamo il padre, cioè talmente dalla paura, si sono proprio cacati addosso dalla paura, sono morti di paura in quel momento. E infatti si vede che quel stesso spirito agisce nei figli di Giacobbe anche oggi. Quando si presenta un profeta davanti a loro, non vogliono ascoltare. Non vogliono avere, solo Dio mi può giudicare, solo lasciami con Dio e robe varie. Se il padre ti parla, guarda, non ti conviene davvero? Non ti conviene assolutamente, perché quel Dio che tu credi, che è dolce, ti parlerà, mi ami, ti ho perdonato e sei a posto. Quel Dio effeminato è solamente una illusione, ok? E la gente comincerà a comprendere molto di più, perché il padre cosa fa? Quando ne ha abbastanza, comincia a far vedere le sue piaghe, ok? Le stesse piaghe che hanno visitato la terra di Egitto, quelle stesse piaghe stanno ritornando anche qui, su questo regno qui, ok? Il padre ha le sue serie di piaghe, le serie, guerre, carestia, confusione,
terremoti, ok? Per non parlare di quando il padre caccerà fuori Leviathan. La gente non ha capito davvero nulla. Sai, c'è una scrittura che poi dice che quando Mosè disse vicino al padre, il popolo si è cagato sotto praticamente. Poi il padre fa, magari avessero sempre questo timore di me. Sì, sono, è dopo quello che ha letto, poco dopo quello che ha letto. Sì. Infatti oggi se ci pensiamo la gente non ha timore del Dio vivente, non ha timore di suo figlio, non ha timore di... non ha timore del Signore, del creatore. Ma di chi hanno timore? Hanno timore di quello che pensa la gente, di quello che pensa questo, di quello che pensa quell'altro. Infatti questo ci porta al titolo che hai dato alla lezione, sono uomini carnali, non hanno lo spirito per comprendere le cose dello spirito, ok? Hanno paura di quello che pensa la mamma, il papà, il figlio, la figlia, la sorella, il fratello, la moglie, l'amico, il conoscente, gli estranei, c'è una cosa che veramente non concepisco, come fa la gente a preoccuparsi di quello che pensano gli altri e poi non ti di quello che ma tantissimi hanno preoccupazione di quello che pensano degli sconosciuti e poi non si preoccupano di quello che pensa l'altissimo o comunque quello che a parte poi quello che ti hanno insegnato le religioni ad avere paura di Satana, del diavoletto. Infatti, hanno paura di tutti, temono tutti. La religione che è terribile, perché la prima cosa che fanno, io mi ricordo quando ero piccolo, ma la prima cosa che ti insegnano davvero è di non avere timore dell'altissimo, ma timore di Satana, perché Dio non fa male, ma Satana è quello che fa male. Satana, cioè noi siamo cresciuti terrorizzati, cioè non vuoi, ma sai cosa mi è successo? Dai un credito a Satana che sai che vai in una chiesa e dia a un prete e maledici Satana. Ha paura! Se volete un precetto. Ha paura di poi dire Satana. È vero. Ehi, ma stai scherzando? Io li ho visto proprio succedere. Cioè, la gente sta attento, pregano contro Satana, ok? Ma sono attenti proprio per noi. Ehi, se Satana si incazza, questo qua mi... Invece noi quando lo spirito è su di noi, perché comunque lo spirito di Yahweh Shai, lo spirito santo, è più forte della sinistra. Noi siamo lì che quando ci avete qualcosa... Bastardo Satana, fottuto Satana. Sì. No, perché sai che è Satana. Sono e tu quando lo dici, lui sa. Sì. Perché cosa dice Yahweh Shai? Colui che è in te è più forte di colui e che è. E poi che cosa dice Paolo? Dice gli angeli vi saranno sottoposti. Vi saranno sottoposti. Quindi Satana è un angelo. Anzi, poi come dice anche un'altra scrittura, Paolo dice che i demoni conoscono Dio e lo temono. Anzi, Giacomo 19. Satana, davvero, questa conoscenza io continuerò a ribadirlo, soprattutto in questa età che siamo, è una benedizione, perché Satana davvero è sotto il tuo controllo e tu puoi cacciare Satana a qualcuno anche. Cosa ha fatto Apostolo Paolo? Ha dato in mano a Ananias e cosa gli ha dato nelle mani di Satana. Sì, quei due che gli venivano contro, comunque che si erano comportati male, io li do nelle mani di Satana. Ehi, ha fame. Cioè, Yahweh Shai dice che tu comanderai alle montagne di spostarsi e si sposteranno, ma la gente non sa che essendo i figli dell'Altissimo, Yashar Allah, cosa è un figlio? Un figlio è l'erede, ok, della proprietà del padre. Mio padre non può lasciarmi delle case e entrano figli illegittimi a prendere questa casa qui, no. Io ho tratti di mio padre, ok? Si dice che il frutto non cade lontano dall'albero. Noi siamo eredi del padre, siamo i figli del Yahweh Basham Yahweh. Siamo coeredi. Abbiamo quel stesso potere là, ok? E quel potere arriva nel formato della verità che abbiamo. Questo è 1 Timoteo 1,20 che dice: fra questi sono Imeneo ed Alessandro, i quali li ho dati in mano di Satana affinché imparino a non bestemmiare. Affinché imparino a non bestemmiare, li ho dati in mano. Vedete, c'è la chiesa, se tu vai a tirare fuori questa cosa in chiesa, oh satanista! Cioè la Paolo governava e gestiva Satana. E infatti noi attraverso lo spirito, quando siamo stati a Napoli, che cosa imparavamo, Yagayala? A gestire i demoni, no? Assolutamente. E infatti, quando Eliseo ha maledetto quei bambini là,
Secondo te che spirito è venuto a mandare? Che spirito è entrato nell'osso? È uno spirito sinistro che è entrato nell'osso a distruggerli, ok? Se volete un precetto, questo è Giacomo 2,19. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Assolutamente. Assolutamente, certo. Perché questi demoni alla fine sono dei messaggeri creati per l'Altissimo, ogni cosa per il suo uso, ok? Se leggiamo il libro di Secondo Cronache che vi parla proprio come formato i cieli, questa Cronache, che capitolo è? 12, ok? Che parla proprio della visione dei cieli. Il Padre siede sul trono e dalla destra c'ha gli angeli che compaiono atti puri, ok? Angeli che sono usati per uno scopo, per svegliarti, per informarti, per guidarti, e alla sua sinistra ha angeli che portano la sua missione, ok? Che portano la distruzione. Pensate che il Padre ha mandato un solo angelo in mezzo a quanti? 300.000 uomini dell'esercito dei Siri. Questo qua faceva di quel disastro una notte, credo, ne ha ucciso 180.000 in una sola notte, immaginate. Ok, infatti questo è ecclesiastico. Scusami, l'angelo che il Padre ha mandato in Israele quando Davide ha fatto il censurio, padre stesso si è commosso per come questo angelo spaccava tutti e ha detto basta. Anche poi si legge anche in Ezechiele dove il Padre manda gli angeli a portare giudizio. Ma lo stesso Satana in Giobbe capitolo 2 viene inviato e fa, gli chiede, gli dà il permesso al Signore, gli dà il permesso a Yahweh Basha Yahushai. Posso? Vai, ma non togliergli la vita. Eh sì, ed è bellissimo perché si vede non gli toglie la vita. No. E poi si vede la scrittura dice: ti ho lasciato tutto nelle tue mani, basta non togliergli la vita. Qua si vede qual è il potere maggiore, ma la gente attribuisce più potere a Satana che al Signore. Non puoi neanche nominare quel nome e già. E già, hanno timore. No, hanno il timore già. Non è biblico. Anzi, la gente va a fare sacrifici per pacificare Satana affinché non gli fa male. Come secondo te? Sì, secondo te la Chiesa. Tutti i riti africani che fanno, anche nelle Americhe, li fanno per calmare Satana. Ok? Allora, se tu guardi in Cuba, sicuramente che loro prendono le tradizioni della tribù di Yoruba dalla Nigeria. Ogni anno vanno in Nigeria perché loro sanno di essere discendenti dall'Ovest Africa e vanno ad adorare questi dei cananei. Tra quei dei c'è uno che si chiama Eshu. Eshu vuol dire proprio Satana, ok? E loro fanno un rito per calmarlo affinché il male non gli arriva. Hai capito? E tutta questa pratica qui li vediamo nella Chiesa, ma trasformato tutto in un'altra maniera. Ecco perché secondo Corinzi ti dice che non meravigliate che anche Satana si è trasformato come angelo di luce, ok? Voglio prendere due punti per far comprendere, ecco, che questi gli spiriti della sinistra, ok? Come Satana è, che Satana poi è il principe degli spiriti della sinistra, ok? E comunque c'è un rango, l'Altissimo, come ha un rango nella destra, così ce l'ha sulla sinistra. E voglio prendere prima Ebrei capitolo 12 versetto 9 dove dice: inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati, non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? E qui il punto che voglio prendere è il padre degli spiriti. Sappiamo che il padre degli spiriti è il creatore, l'Altissimo, Yahweh Basham, Yahweh Shai. Questo è Ecclesiastico capitolo 39 versetto 28 che dice: ci sono spiriti creati per la vendetta. Quindi il padre degli spiriti, che è l'Altissimo, ha creato degli spiriti per la vendetta. Ma aspetta, ma i cristiani non dicono che Dio non crea mai male, crea solo bene? La gente proprio reprobo, davvero? Oppure comunque dicono che l'Altissimo ha creato tutti gli spiriti, ok, e poi alcuni sono ribellati. Si sono ribellati e sono diventati cattivi. E cosa dice questa scrittura? No, qua invece noi leggiamo che, ma per questo l'hanno tolta, hai capito, questa scrittura, le religioni moderne? Anzi, magari in alcune Bibbie c'è ancora. Bibbia, ma stai scherzando? In questa Bibbia qua. Questa è una Bibbia normale. Più vecchio vai, più trovi queste scritture.
sono quelli nuovi. Ah, perché se mi sbaglio è 1800 che hanno cominciato a togliere questi libri 1800. Che sono sempre stati parte della Bibbia. Perché? Perché ti fanno conoscere la verità. Nel 1800 hanno avuto un concilio e hanno detto togliamo alcuni libri delle sacre scritture. Il gruppo di distruzione della Bibbia. Il gruppo di distruzione della Bibbia. E il versetto 28 dice ci sono spiriti creati per la vendetta. Quindi l'Altissimo ha creato quelli del bene, quelli del male, fin dal principio. E questi spiriti, il loro lavoro è solo per vendetta. E vi abbiamo dato alcuni esempi prima, ok? Un esempio... Il profeta Michea. Can, ok? È uno spirito che ti va a creare confusione con menzogne, ok? Tu non riesci neanche a ragionare. Un altro esempio di spirito di distruzione è, come abbiamo detto prima, lo spirito che è stato mandato nel campo degli Assiri. In una sola notte ha fatto un disastro, un massacro, ok? E qual è ancora lo spirito che è stato mandato a quello là che è stato mandato da Antioco Epifane in Gerusalemme? E quei spiriti l'hanno flagellato, che è tornato dietro e lui fa: se hai un nemico, mandali là. Hai capito quella storia là? Cioè, il padre c'ha dei spiriti. Ok? E ogni spirito rispetta i suoi comandamenti. Infatti il libro di Salmi 135, se non sbaglio, vi fa capire che questi spiriti obbediscono i suoi comandamenti. Non c'è un spirito che si è ribellato ad un certo punto al padre. Ok? Cosa fa? La scrittura ve lo dice chiaramente nel libro di Romano: il vasaio crea un vaso a onore e un altro a onore, ma l'acero, colui che taglia l'albero, l'acero può vantarsi contro colui che l'ha creato? No, ok? Quindi dovete venire fuori e cominciare a vedere come degli uomini in spirito e vedere, una volta che il padre vi apre gli occhi e vedete tutto come è, davvero, ehi, non c'è una cosa più bella di questa, questo è un regalo, è un dono. Questa è una luce in mezzo a tutta questa tenebre qui, ok? Noi non abbiamo paura, non abbiamo timore di questi spiriti maligni, perché sappiamo che colui che è in noi, siamo figli dell'Altissimo. Questi spiriti non possono farci niente se il Padre non dice ammazzalo. Infatti, okay? Che cosa dicevano vicino a Yahweh Shai? Perché Yahweh Shai, ricordi, lui riprendeva, sgridava gli spiriti quando erano nella gente. E loro, quando uno parla così e credono, ah, allora tu fai parte di loro, perché tu sei il principe degli spiriti del male. Quando i demoni hanno detto di poter andare dai porci. Dai porci, chiedevano. Cosa gli hanno detto prima? Cosa gli hanno detto prima al Signore Yahweh? Tu sei l'unto, il figlio sì, di Dio. Sì, sì, sì. Infatti, quando Yahweh Shai... Perché i figli ti riconoscono e fanno parte di noi. Siamo eredi dei spiriti, li controlleremo. Salakia. No, ha detto no, perché a questo punto qua magari la gente può pensare, ah, questi qua parlano come loro, non hanno paura come loro. Comandano gli spiriti, questi qua sono degli stregoni. La stessa cosa dicevano al Messia. Il Messia scacciava demoni dalla gente, riprendeva spiriti. E hanno detto che usava spirito di Beelzebub. Ah, tu fai questo con lo spirito di Beelzebub. E Yahawash dice: scusa, ma no, scusa, no. Dice: ma che cazzo dici? Che cazzo dice? Dice: ma che cosa state dicendo? Ma aspetta, però, quando i preti, ok, vanno a fare l'esorcismo, raccontando che delle cose che non sono nella Bibbia, perché quando fanno l'esorcismo, in poche parole, vanno a cercare solo a calmare questo spirito qui, ad avere una mediazione con questo spirito, per favore lascia questo uomo qui. E loro lo fanno con parole che li fa bene. Non usano mai le scritture. Yahweh Shai dice questo, bla bla. No! Vengono intanto con un nome che per loro, questi spiriti sanno che questo nome è falso. Ehi, i nostri apostoli hanno fatto l'esorcismo a una casa, mi diceva Apostolo Taha, raccontava Apostolo Taha, questo qui, sono andati tanti esorcisti in questa casa, nessuno riusciva a cacciare, era una casa proprio, e hanno mandato, sono venuti a chiedere dagli apostoli, e gli apostoli erano mossi dallo spirito, hanno detto che andranno a fare questo a cacciare via. L'Apostolo Taha dice che entravi in questa casa e sentivi proprio una presenza proprio pesante. E da quando hanno cacciato via questi demoni da quella casa, abitabile di nuovo. Ma al finale
esorcismo è quello che è avvenuto anche a tutti quanti noi da quando abbiamo ricevuto il nome Yahweh Shai. Ok, ha chiamato via lo spirito del fumo, lo spirito di delle spirito droghe, lo spirito di varie cose, ok? Questo lo spirito di illusione, lo spirito di stupidità, lo spirito di menzogne. Questi sono spiriti, come il padre ha mandato, come un spirito si è fatto avanti al padre e dice mandami, sarò un spirito di menzogna. C'è quel spirito là nella testa di maggior parte della gente. Mi ricordo quella notte a Napoli, ragazzi. Quella notte a Napoli dove cazzo c'era questo demone che mi disturbava, non mi lasciava dormire. Era quella notte in cui eravamo tutti senza acqua. Tutti senza acqua in casa. E abbiamo fatto una notte che io sono stato. Dai, racconta poi senza acqua, anzi non tutti senza acqua, io ce l'avevo l'acqua, c'avevo la mia bottiglia gigante, me la sono bevuta tutta, cioè io non avevo problemi di acqua quella notte. No, ma tutti noi avevamo. Però praticamente era la notte di Shabbat. Era la notte di Shabbat, sì, la notte di Shabbat. Era la notte di Shabbat, can. E pensa che il giorno dopo dovevamo andare a insegnare. Bravissimo, che era la notte di Shabbat praticamente, stavamo... Io comunque non sono riuscito a dormire per più di 20 minuti di fila. Cioè dormivo, mi svegliavo, mi rigiravo, mi sentivo una presenza schiacciante. A un certo punto non sapevo più se stavo sognando, se era nella realtà, perché appena chiudevo gli occhi iniziavo a vedere un sacco di spiriti in casa. E poi c'è anche vedere un sacco di movimenti. C'è il fratello Kazawa che la mattina dopo... durante la notte proprio. Comunque appena chiudevo gli occhi vedevo che c'era tanto movimento in casa. Dicevo, ma da dove sta gente? Vedevo gente che entrava e usciva da casa. E quindi mi dava fastidio perché volevo dormire, però appena chiudevo gli occhi per dormire iniziavo a vedere gente che entrava e usciva da casa. A un certo punto non mi riuscivo manco più a rigirare nel letto, sono rimasto bloccato. Quello si chiama paralisi del sonno, ce ne parlano i fratelli. Sì, questo paralisi del sonno demone. Di solito è fatto da un demone che si chiama succubus o incubus, ok? È un demone che ti siede sopra e... non riesci a muoverti, non riesci a parlare, cerchi di chiamare il tuo fottuto a Gesù, ma ti strangola. Ho avuto un'esperienza. Dopo una serata ero lì sdraiato e la notte sentivo come se una pandemia fosse che mi stesse proprio strangolando. Sì, ti strangola, sì. Sì, non ti faceva muovere. Comunque sai, per farla breve. Continua. Per farla breve comunque. Ho detto ok, quando ho pensato così ho detto. So che ci sei, ho pensato vicino a questo demone, so che ci sei, ma che vogliamo fare? Chi è più forte? Credi di essere più forte? Gli faccio. Ho iniziato a chiamare Yahawaba, anzi no, prima che mi trovassi nella paralisi del sonno, mi sono alzato, dal letto che non riuscivo a dormire, mi sono alzato, vado in soggiorno e vedo il fratello Tazawa che era sveglio. E gli faccio, non riesco a dormire, faccio, c'è un demone che mi sta dando fastidio, gli faccio vicino al fratello Tazawa. Il fratello fa da Tazawa, fa anche io non riesco a dormire, fa prega Yahawaba Hashem, Yahawa Shai, che mandi via questo demone. Allora, prima di mettermi a dormire, ho pregato il padre che mandassi via questo demone. Metto a dormire e vedo che mi ritrovo praticamente in questa paralisi, mi ritrovo. E poi allora gli faccio questo demone, gli faccio, chi è più forte? Devo chiamare il Signore per sgridarti, ho detto Yahawaba Hashem, Yahawa Shai, Gaiara Tashatan. Gaiara Krawatra e Watri significa ti sgridi Satana, ti sgridi Ayagarka, ok? Ti sgrido nel nome di Yahawah Basham, Yahawah Shai. E questa, attraverso lo spirito in questi giorni farò una lezione dove dirò tre semplici preghiere per sgridare, per riprendere Satana. E appena ho fatto così, Yahawah, appena ho iniziato a sgridarlo nel nome di Yahawah Basham, Yahawah Shai, sono sentito liberato. Mi sono alzato, mi sono messo nel letto e ho dormito una bellezza e ho fatto anche un sogno spirituale. Poi ho fatto un sogno sulla macchia del bestia. E pensate che in casa quella notte ero l'unico che dormiva bene, vi dico perché. Loro, se entri nell'appartamento, loro dormivano nelle prime stanze, ok? E Kalam era in una stanza, eravamo vicini. Tazawa era nella seconda stanza. E la mia stanza c'è un corridoio e dopo la mia stanza. Quindi prima che i demoni faceva tempo nella mia stanza, ha combattuto con quei due là. E l'hanno facciato via. Non è riuscito a arrivare da me. E questo, pensate che Yahawah Shai quando faceva queste cose qua, e arrivavano questi ignoranti che dicevano, ah voi fate questo, tu fai questo con il potere di Belzebù, di qua e di là. Yahawah Shai diceva,
ci arrivate, ma cioè, se Satana è contro Satana, una città va in rovina. Quindi no, è impossibile che io faccio queste cose nel nome. E qua la gente non ha. Noi parliamo di queste cose perché lo facciamo nel nome del Dio vivente, Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai. Perché dice la scrittura stessa, dice il Signore Yahawah Shai, voi non avete mai chiesto nulla nel mio nome. Adesso che abbiamo il nome, abbiamo il potere di scacciare demoni, abbiamo il potere di chiedere segni al Padre. Io per testimonianza, io qua, tutte le volte che ho chiesto un segno al Padre, il Padre subito me l'ha dato, attraverso un sogno, attraverso qualcuno che mi viene a parlare, attraverso una scrittura. E io mi ricordo quando sono entrato nella verità all'inizio ho avuto un sacco di attacchi di questi spiriti qua, cioè c'erano notte che lottavo e basta, all'inizio non passava una notte che dormivo in pace, cazzo, cioè questi demoni là mi schiacciavano, paralisi, tutta questa roba qui, e quando ho cominciato a chiamare Yahawah Shai, ehi, pensa, provate questo nome qui, Yahawah Ba'asham Yahawah Shai. Ehi, nel nome di Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, tutte le ginocchia si piegano. Ehi, a mia sorella gli ho detto. Mia sorella, lei soffriva di paralisi del sonno. Lei fa che veramente tutti i mesi si sentiva paralizzata. E te, chiama Yahawah Shai, che vedi questi demoni si cacano sotto di Yahawah Shai. Ok, non mi ha più parlato di paralisi del sonno. Vedi? Ok. Che volevo dire, pensa che anche Yahawah Shai aveva questi problemi qua, era Yala quando è venuto, perché ti ricordi Yahawah Shai era nella sinagoga che spiegava le scritture e si alzava il cazzo di demone che doveva rompergli i coglioni, no? Sempre. Yahawah Shai lo sgridava e questo lasciavalo quella persona che aveva svenuto, tutti quanti dicevano guarda questo che cosa sta facendo. Infatti quello che la gente non sa è che quando vedi la gente parlare qualche volta o qualche volta quando insegniamo e uno viene, come è successo a Napoli, no? E quello viene, non era lui, agivano in lui dei demoni, ok? Infatti un altro bel esempio è quando Apostolo Paolo e un altro compagno sono andati a insegnare in una città e questa ragazza che continua a rompere cazzo dietro, continua, tu voi siete quelli, e hanno cacciato via quei demoni là, non era lei, era lo demone che la usava. E poi dopo lei è... infatti sai anche sul tizio di Napoli sarebbe da fare una lezione. Sì. Sarebbe da fare una lezione. Gente posseduta. Sì, perché è anche gente di confusione, perché lui prima viene e ti fa tutto il discorso contro la Chiesa Cattolica e poi dopo, basta di andare via di qua. Cosa significa la parola demone? Demone significa intelligenza. Intelligenza. Hai capito? Significa intelligenza. Non è che questi sono stupidi. Ehi, se tu prendi la religione della New Age, la religione del giudaismo, Kabbalah, ma sono cose davvero profonde, ti affondi, queste sono intelligenze, ma non sono intelligenze che ti portano nulla di buono, ok? Sì, cioè quello che ha dato il serpente a Eva era un'intelligenza, ma non era un'intelligenza che li poteva aiutare non è per edificazione. E concludo questo precetto. Siracide, Ecclesiastico, capitolo 39, versetto 28. Ci sono spiriti creati per la vendetta che nel loro furore danno colpi dolorosi, nel tempo della distruzione riversano la loro forza e placano l'ira di colui che li ha creati. In poche parole, ci sono spiriti che il Padre ha creato che non vedono ora. Loro stanno lì così. Stanno lì così, Padre, quando? Dai, mandami a questa gente qua. E appena il Padre dice, va. Ma lo vedi anche in Giobbe, cosa è successo a Giobbe? In poco tempo. In poco tempo i servi di Satana. E non faceva tempo a parlare l'altro che veniva l'altro. Sì, non finiva un problema. E ne arrivava un altro subito. Se volete un precetto in Marco 16:17, l'esempio che ha detto, questi spiriti non vedono ora, no? Cioè, ha preso Giobbe, che non finivano neanche di raccontargli un problema, poi l'altro già, arrivava l'altro già. Le pecore, il bestiame. È un po' come il cane che tu hai addestrato quando tu sai spari all'uccello, che lui deve andare. C'è lì che tira. Il cane di caccia. Il cane di caccia, come questi spiriti. Appena lo libero, parte. È così. Oh,
ho i cani della polizia, cazzo, quei cani là non vedono ora che li muovono e vanno a prenderti la mano, cazzo. E sono stati addestrati e proprio per questo e motivo qua. Quindi come hai detto tu, non vedono l'ora di... No, non vedono ora. È quello che dice quella scrittura là. E non vedono ora di infliggere proprio quello a che sono stati creati. Questo è Marco, capitolo 16, versetto 17. Ed ecco i miracoli che accompagneranno coloro che avranno creduto. Cacceranno i demoni in nome mio, parleranno nuove lingue. Vedi qua. Le danno in mano serpenti. Che cacceranno demoni, quelli là che nel nome di Yahweh Shai, ok? Mentre qua noi abbiamo detto, se vai nelle religioni il prete ha paura di maledirti Satana. Ha paura di maledirti uno spirito. E quando dice che cacceranno via demoni, noi abbiamo cacciato via demoni da tante persone attraverso Yahweh Shemiyahoshai. Demoni del dubbio, demoni del paura, demoni del fumo. C'è gente che aveva demoni nella menzogna. Entrando in questa verità qui, la verità ha cacciato via tutti questi demoni qui. E quando si parla di demoni, non c'è solo quel demone là di... No, è tutto demone, è tutta un'energia, ok? Quando se ti piace guardare sempre le donne degli altri, se ti piace pensare sempre fantastico, quello è un demone, ok? Che questa verità alla fine caccia via, è quella vacro là. Comunque parlando di queste cose, sono cose che torneranno, ok? Negli ultimi tempi nei quali stiamo per entrare, ma già a partire da adesso. Ok, in questi ultimi tempi che ci troviamo, come abbiamo detto, questi qua sono spiriti creati per la vendetta, ok? E noi stiamo aspettando la vendetta dell'Altissimo. L'Altissimo cosa dice? Lascia a me la vendetta, il giorno della retribuzione, il giorno del giudizio. Che vi pensate che il giorno del giudizio arriva la bomba, esplode tutto e ciao ciao? No, il giorno del giudizio sono le tue paure più profonde, sono quelle che l'Altissimo ti manderà. Cosa hai paura di un ragno? L'Altissimo ti manda un demone a forma di ragno, cavolo. Egitto era, come si chiama, un esempio, ok? Infatti il libro di Sapienza di Salomone, capitolo 4, ti spiega cosa hanno visto questi egiziani là. Quando il padre ha creato, anzi prendiamo un po'... Le piaghe, dici? Le piaghe, queste qua sentivano bestie che si facevano sotto, vedevano figure... In quei tre giorni di buio. Tre giorni di buio. Era terribile. Quando nelle 10 piaghe ci sono stati 3 giorni di buio, l'Altissimo gli ha mandato... Se vuoi prendere Salmi capitolo 78, versetto 49, e io prendo questa qua in Sapienza di Salomone, capitolo... Vediamo... Oh mamma mia, questo è terribile. Posso leggere questo già? Vai. Questo è il libro di Salmi, capitolo 78. Allora. Se qua sta sempre parlando di quello che accade in Egitto. Se tu vai a prendere un po' più in su. Comunque sta parlando di quello che il padre mandò in Egitto. Ok, questo è il libro di Salmi 78. Leggo da versetto 43 che dice: quando operò i suoi miracoli in Egitto e i suoi prodigi nelle campagne di Zoan, egli mutò il loro fiume e i loro ruscelli in sangue. E queste cose stanno per tornare, ok? Infatti Yahweh Shai ci parlava di siccità, ci parlava di carestia, ok? Qualcosa deve causare queste cose qui, ok? Dice: egli mutò i loro fiumi e i loro ruscelli in sangue perché non vi potessero più bere, ok? Immagina che ti svegli dalla notte alla mattina hai sete e vai, apri il tuo rubinetto, apri il tuo rubinetto e vedi proprio che l'acqua che esce è proprio dalla tanica dove vanno le fecce, dove cade e esce la merda. Cosa fai? Ok? E vai in supermercato e c'è un terremoto e non c'è più acqua, non c'è più niente. Il padre sta per far venire tutta questa roba qui perché lo fa a scopo che perché non vi potessero più bere, ok? E dice: mandò contro di loro mosche velenose a divorarli e rane a molestarli, ok? Il padre sta mettendo lo spirito a questo uomo qui, Bill Gay, ok? Questo qua stanno creando una nuova specie di mosche. Adesso li hanno sparato nelle Americhe. Una nuova
specie di mosche geneticamente modificate, e queste qua se la stanno facendo con altre mosche naturali e si stanno ammazzando quelli naturali, si stanno ricreando quelle creando queste. E pensa quanto è profondo la mentalità di questa gente qui. Lo fanno anche allo scopo per dare le acque di Vanessa alla gente. Lo hanno detto, l'ha detto. Quando dico le acque di Vanessa, sapete quell'acqua là che vi hanno forzato a bere nel 2020. Vi dico anche, vi approfittiamo, state attenti a quei prodotti nei supermercati che vi vendono con il simbolo della rana lì. Il simbolo della rana, assolutamente. Quando vedete il simbolo della rana, ok, sui prodotti, ultimamente li vedrete su quasi tutti i prodotti, statene attenti, ok, perché sono prodotti sintetici, creati dall'uomo, non hanno nulla a che fare con la natura, e lo scopo in cui li hanno creato è per toccare la vostra genetica, ok, per fare dei scherzetti. Andando avanti, dice: mandò contro di loro mosche velenose a divorarli e rane a molestarli. Come diceva il fratello, se a te non piace il ragno, padre, manda un demone, cavolo, pieno di ragno, ti svegli, apri gli occhi sul tuo letto dappertutto, ti scheri. È un incubo, è nella tua mente, ma lì era fisicamente. Appena ti salti, stai pestando ragno. E ne escono da tutte le parti. Ok, va avanti, dice, versetto 46, diede il loro raccolto ai bruchi, è il frutto della loro fatica alle cavallette. Il padre è terribile quando deve fare i giudizi. Praticamente qua sta parlando comunque di un giudizio all'agricoltura. Assolutamente. Ok? È quello che infatti oggi vediamo. Guardate che se voi prendete le piaghe dell'Egitto e le attualizzate a oggi, guardate che il padre sta portando di nuovo queste piaghe oggi, perché il raccolto degli ultimi anni è praticamente, ho visto una statistica in Italia che tipo oggi sta crescendo solo il 30% dei pomodori che crescevano 10 anni fa, o solo il 15% delle verdure che crescevano 10 anni fa. Cioè, questa è una piaga, a parte che proprio in alcune nazioni, in alcune regioni, anche no, in Italia. No, l'anno scorso c'è stata la piaga delle cavallette in Kenya e in altri paesi. Ma se non sbaglio anche tipo in Sardegna, una cosa del genere, anche in altri posti del mondo. Quindi naturalmente non lo può fare tutta la terra, se no rimaniamo tutti quanti senza cibo così. Ricordate, anche questa è misericordia da parte dell'Altissimo per i suoi eletti. Tempo di ravvederci. Però comunque sta portando queste piaghe gradualmente su questo regno, su questo Egitto moderno. Che ricordiamo che quando noi parliamo che siamo nell'Egitto moderno, Egitto spirituale, in Apocalisse 11 e 8 dice che la città è spiritualmente Sodoma e Egitto. Questa città che simbolicamente, spiritualmente è chiamata Sodoma ed Egitto. Sodoma per tutte le abominazioni sessuali di tutta questa gente dell'alfabeto, LB e cia. E Egitto per la schiavitù nel quale ci troviamo, perché per esempio, sai, una cosa che la gente pensa riguardo all'Egitto passato, si pensa che tutto il popolo di Israele si trovava tipo in schiavitù con le catene in Egitto, che li frustavano. No, i figli di Israele volevano tornare in Egitto quando erano, dicevano che cavolo, mangiavamo bene, perché sei venuto adesso a volerci liberare e hai aumentato i nostri problemi? Loro stavano bene. Diciamo che lavoravano duramente come noi oggi. Chi fa le notti, chi fa svegli la mattina, chi fa dei lavori di merda o comunque quello che sia in questa vita, cioè lavoriamo duramente per mantenerci. Lo stesso facevano i figli di Israele, lavoravano duramente per mantenersi e poi tornavano a casa la sera, mangiavano, bevevano e stavano bene, ok? Ma perché questa non è la vera vita. E oggi è la stessa cosa, questo è l'Egitto moderno. Okay. Andando avanti. Perché la gente non sa che cosa sia la vera vita, cioè il fatto che tu sei proprietario di una tua casa, hai il tuo terreno, hai le tue vigne, hai i tuoi animali. Ma vogliamo mettere la vita con il quale l'Altissimo ha benedetto i figli di Israele quando gli ha dato la terra di Canaan? Che tu, se volevi allargarti, bastava che andavi sulla montagna, bastava che ti tagliavi gli alberi e quella era la tua zona. Non dovevi chiedere permesso a nessuno, non dovevi chiedere. Andavi lì, c'è proprio una scritta in Giosuè che chi si voleva allargare, fa Giosuè, andate là, tagliate gli alberi e stabilitevi lì. Cioè, e gli ha dato anche il comandamento degli alberi da non tagliare. Da non tagliare gli alberi da frutto, solo gli altri alberi. Quando è un comandamento, dice, quando andate in guerra di non tagliare gli alberi da frutto per utilizzarli come armi.
Però il punto che volevo far capire è che la gente non capisce che cos'è la vera vita. Noi oggi siamo in uno stato di sopravvivenza. Non capiscono anche se, cosa è la vera vita. Anche se guadagni 10.000 euro al mese, ma alla fine quei 10.000 euro al mese si rispecchiano nel tuo stile di vita. Alla fine che cosa è? Una casa più bella? Ok, è una casa più bella. Alla fine che ti puoi permettere? Una macchina più bella? Va bene, è una macchina più bella. Ma alla fine sei sempre obbligato a lavorare. Hai sempre più spese, lavorare. Hai più tutto. E ricerchi il materiale, e cerchi i desideri della carne. Posso dire qualcosa? Questo regno è stato fatto in una maniera che è davvero un inganno, ok? È stato programmato appositamente bene. Se tu guadagni 50.000 euro, non sei meglio di uno che guadagna 2.000 euro al mese, davvero. Quello che vive che guadagna 2.000 euro al mese, va bene, non ha la macchina quanto bella la tua, non ha la casa quanto bella la tua, ma siete lì. A quello che guadagna 50.000 euro, non arriva anche lui, vuole guadagnare sempre di più, è una corsa contro il vento. E poi in proporzione, alla fine quello che guadagna 2.000 euro, si compra le scarpe da 50 euro. 50 euro. Quello che guadagna 20.000 si compra la scarpa da 500. Sì. Quello che guadagna 1.000 euro si va a fare lo spritz nel barretto e si fa la serata nel barretto così. Quello che ne guadagna 10.000 va a farsi lo spritz chi guadagna 1.000 euro si va a mangiare la pizzetta. Quello che guadagna 10.000 va nel ristorante Michelin. Alla fine, però il punto cos'è che la maggior parte di questa gente qua non sono proprietari loro, non sono padroni, anche se hanno delle imprese, comunque devi pagare le tasse. Secondo te se stavano bene, perché si sono suicidati la maggior parte di loro? Comunque loro sono sempre soggetti a qualcun altro, questa è l'illusione del quale parlava il fratello. Mentre la vera vita che l'Altissimo ha dato al suo popolo è quella che tu sei padrone del tuo pezzo di terra, ti costruisci la tua casa, ti coltivi il tuo orto, le tue verdure, la tua frutta, le tue vigne. Avevi i tuoi servi ti facevano questo. Avevi i servi che ti coltivavano, avevi i servi che ti mungevano le mucche, ti rasavano le pecore. Aspetta però, il padre ha creato una società davvero che era una società che, se mettiamo in pratica queste cose al giorno d'oggi, non ci sarà neanche una sofferenza. Perché cosa si dice dai servi? Io, se ho i miei figli, mando i miei figli da fratello Calan, ok? Loro vanno a lavorare per fratello Calan per, mi sa, 7 anni, ok? Dai 12 ai 19, sì. 7 anni lavorano per fratello Calan, ok? 7 anni lavorano, sono i servi di Calan, ok? E in quei 7 anni tutto quello che hanno lavorato fa diventare più ricco il fratello che ha mano d'opera. E abbiamo un esempio nella Bibbia. E cosa succede? Giacobbe con Labano. E cosa succede? Dopo i 7 anni lui li fa diventare ricco da una notte a giorno. Che praticamente gli dà bestiame, gli dà tutto e lui si stabilisce la sua vita. Sì, infatti sì. Chi era? Che cosa ha detto Abramo? Tutto andrà a chi? Prima di Isacco, andrà chi questo? Tutto quello che ho? Andrà al suo servo maggiore? Al suo servo maggiore che era, come si chiama? Come cavolo si chiamava il suo servo? Sì, vabbè, comunque non è importante come si chiama. Però il fratello ha spiegato una cosa importante e interessante. Praticamente come vivevamo ai tempi. Ai tempi praticamente tu avevi la tua... Andavi a fare l'apprendistato, finito l'apprendista, tornavi già... fatto. Non è come questo regno qui, vai a fare l'apprendista e esci che non trovi neanche più lavoro. Scusami. E hai attestati, hai università, hai diplomi. Ehi, in America adesso si sono svegliati tutti e sai cosa stanno dicendo? Perché in America per andare in università devi prendere il mutuo dallo Stato. Lo Stato ti dà il mutuo e tu finisci l'università che hai tutto questo mutuo da pagare senza lavoro, senza niente. E sai cosa hanno cominciato a pensare la gente? Che era meglio prendere il mutuo, andare a imparare un lavoro e mollare l'università e dopo che hai imparato questo lavoro, nei tempi che tu avrai perso andando in università a fare un cazzo, a imparare teorie stupide, robe varie che non ti serve a nulla, in quel tempo avrai già fatto tutti su quei soldi e avrai pagato già lo Stato. Sì, la gente se ne stanno rendendo conto che sono stati ingannati per anni, presi per il culo. Infatti la stessa cosa anche qua in Italia, se pensi come ti rallentano. Il fatto che ti mandano a scuola all'età di 12 anni, qui vai alle medie, poi vai alle superiori, dopo le superiori l'università.
praticamente tu arrivi a 20-30 anni che stai ancora studiando e non hai nulla poi praticamente, non sì. hai nulla, non hai. Ma aspetta, hai debiti. Hai debiti, devi iniziare. Cioè lì che tu già dovresti avere tre figli praticamente, no? Non da zero, inizi da sotto ancora. A 30 anni che già dovresti avere tre figli praticamente. È proprio il contrario di come invece si viveva un tempo in Israele. Perché come stavamo dicendo, tu avevi la tua proprietà, avevi il tuo bestiame, il tuo orto, il tuo terreno, no? I tuoi alberi, falegname, quello che sia. E i servi, come ha detto il fratello, chi erano? Erano praticamente i figli di tuo fratello. Perché come funzionava? Che all'età di 12 anni, quando tu fai lo sviluppo, diventi uomo. Così vale per la donna. La donna quando ha il suo corso diventa donna. C'è una bambina all'età di 12-13 anni, 11-12-13 anni, 14, quello che sia, quando ha il suo corso diventa donna. La stessa cosa noi uomini. Quando facciamo lo sviluppo a quell'età là, diventiamo da bambini a uomini. E che cosa accadeva? Venivano presi e mandati a lavorare per altri. Che cosa accadeva? Che innanzitutto non ti trattavano una merda, ok? Perché proprio all'altissimo condanna questo, perché tu tratterai il servo ebreo fatto bene, lo tratterai per 7 anni, ti dice proprio la... Anzi, ma guarda, sarebbe... prendiamola, perché comunque se no parliamo senza la Bibbia. Questo si trova... Io, continua a parlare. Si trova in Esodo, sì, ma ce l'ho anche a portata di mano, volendo. Dovrebbe essere Esodo... 20... Ehi, davvero, il mondo ha abbandonato le parole dell'Altissimo e sì. si sono creati dei castelli inutili. Comunque se vuoi cercare la parola chiave, tipo schiavo ebreo 7 anni. Praticamente che cosa? Che poi la parola schiavo suona male oggi, la parola schiavo suona come... Però in realtà... No, suona male per quello che hanno fatto i caucasici. Bravissimo, per quello che hanno fatto nelle Americhe. C'è sempre stata, ma i caucasici hanno cambiato... È un popolo che ha fatto cose terribili che oggi, a pensare a una parola normale, cazzo, cioè, il schiavo di Abramo era un signore. Era un signore, aveva oro, aveva... Cioè, la sua eredità era quasi... Era per lui. Lui. Se non si fosse stato Isacco, era per lui. Era per lui. E se noi pensiamo se lo schiavo, che tutto per... Chi dà a uno schiavo? Se uno pensa, do a uno schiavo tutti i miei beni. Sì, infatti la parola... Che la parola, è buon punto. Infatti la parola schiavo è un sinonimo di servo, quello che oggi magari può essere un sinonimo di operaio, di lavoratore. In ebraico la parola è aibad, ok? Che significa servo, servire. E che cosa accadeva? Praticamente quindi i miei figli andavano a lavorare per i figli di Yara Yala o comunque... E cosa accadeva? Dai 12 ai 19 anni tu lavoravi senza prendere un euro, cioè avevi vitto e alloggio praticamente. Tu lavoravi e mangiavi. Al termine dei 7 anni tu praticamente ricevevi la paga completa, come accade nella storia di Giacobbe. Se tu prendi Giacobbe, lui lavorò per avere la moglie, sì, però poi quando è andato via, gli hanno dato il bestia, fa Labano, dimmi qual è il tuo salario, gli fa. Anzi, prendiamo anche quello lì, si trova in Genesi. L'hai trovato questo? Sì, si trova sia in Esodo che in Deuteronomio, questa cosa dello schiavo ebreo. E io prendo questa qua di Giacobbe e Labano, che Labano dice... Volevo tirarti velocemente un punto qui in Geremia che spiega la stessa cosa, okay. Ma vado a trovarti il precetto. Questo è il libro di Geremia, capitolo 34, versetto 8. Infatti il titolo qui dice asservimento degli schiavi affrancati. Dice, ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del padre Yahweh Shemiyoshai, dopo che il re Sedecaia ebbe fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme per proclamare l'emancipazione, per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo. Ok, dice, ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore Yahweh Shemiyoshai, dopo che il re Sedecaia ebbe fatto un patto con tutto il popolo di Gerusalemme per proclamare l'emancipazione, per la quale ognuno doveva rimandare in libertà il suo schiavo e la sua schiava, ebreo ed ebrea, e nessuno doveva tenere più in schiavitù alcun suo fratello giudeo. Sì, quasi noi sentiamo il termine di schiavitù, però veramente purifichiamoci la mente da questo termine schiavitù, che lo abbiamo mal compreso, perché l'ultimo esempio di schiavitù che abbiamo è stata una schiavitù terribile, che è stata quella là da parte dei
degli edomiti europei, l'autoproclamato uomo bianco, per la maggior parte, non tutti gli uomini di pigmentazione chiara sono edomiti, però la maggior parte di loro è quello che fecero nelle Americhe con i così chiamati negri, latini, nativi indiani. Mi sa che devo parlare un po' più piano. Perché... Sette animali, io non vedo i sette animali. Praticamente abbiamo mal interpretato questa parola di schiavitù per colpa della storia della schiavitù che c'è stata nelle Americhe. Però quando si parla di schiavitù nella Bibbia si parla di servitù. Si parla di servitù. Grazie. Io sto cercando il punto qua sempre in Geremia perché parla di sette anni. Sì, sì. Ma te la prendo io. Genesi 29. Sì, sì, quella là è... Adesso prendiamo... Ti prendo anche questo. Ok. Deuteronomio 15. Ok. Deuteronomio 15 parla di questo. Vai, leggilo. Andiamo in ordine. E poi andiamo a prendere l'esempio di Giacobbe. Ho detto Deuteronomio 15. Poi quando si parla nella Bibbia di schiavitù si parla di servitù, quando okay, si parla di questi ebrei, cioè tra gli israeliti. E quando si parla di servitù sta parlando semplicemente di apprendistato. Quando, anche qui, quando vai a fare l'apprendistato, io ho preso il diploma in metameccanica e mi hanno mandato a fare lo stage, ok, l'apprendistato. Io lì nella ditta ero quello... Che puliva tutto e sono diventato l'uomo di spazzatura lì dentro. Non mi hanno neanche fatto fare un giorno di quello che ho imparato a fare. Un po' come la matematica. Sì. Deuteronomio 15 dice: alla fine di ogni settennio celebrerete l'anno di remissione. Ecco la regola di questa remissione: ogni creditore sostiene. No, non è questo. È sempre qua, diciamo. Sì, è sempre qua, ma. 12. Ok, versetto 12 dice: se un tuo fratello ebreo e una serva o una sorella ebrea si vende a te, ok? Ti servirà 6 anni, ma il settimo lo manderai via da te libero. Praticamente qua dice se un tuo fratello ebreo o una sorella si vende a te, nel senso che ti dà la sua disponibilità, a dire ok, vengo a lavorare per te. Ti dice che lavorerà per te 6 anni e il settimo anno lo manderai via, però continua che non lo mandi via a mani vuote. Quando lo manderai via da te libero, non lo manderai a mani vuote. Quindi ti fa capire che qua durante questi anni non è stato pagato giornalmente, ok? È stato avuto vitto e alloggio, poi alla fine dei 6-7 anni riceverà la paga. Ehi, pensa in questo mondo qua, Yagayala, che noi viviamo, cioè a oggi, tu pensa che noi andiamo a lavorare e ci danno vitto e alloggio, cioè la casa non la dobbiamo pagare, no? Mangiamo e abbiamo la casa. E tra 6-7 anni ti danno la paga di 6-7 anni. Cioè, vedi, fatti il conto, se vuoi mettere... ti stabilisci proprio. Se vuoi fare 1000 euro al mese, sono 12.000, 12.000 per 6... Ti stabilisci e hai altri schiavi che vengono a te per lavorare, per arricchirti, e tu mani fuori anche loro. Bravissimo. Questo è un ciclo. Fammi il calcolo, 12 per 7. 7 per 12, vabbè, 60. Sì, ho fatto solo 1000 euro, no? 84.000 euro. Tu con 84.000 euro dici ok, adesso inizio una mia attività. E questo poi era lo scopo. Sei anche giovane perché passi dei 12 anni. E questo era lo scopo. Vai, va avanti. E poi va avanti a dire: lo fornirai generosamente di doni presi dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torcio. Lo farai, anzi, volevo appoggiare qui la vera ricchezza della Bibbia, quando si dice che Abramo era ricco, lo tiri fuori, e questa è la vera ricchezza, quando hai la gregge, quando hai il pollame, quando hai oro, queste sono le vere, anche Giove era ricco in queste cose qui, ce l'hai? Lo spirito non ci ha fatto neanche parlare di quello che hai scritto come titolo. Ok, lo tiro fuori velocemente. Anche Giobbe 1. Genesi 13, versetto 2, mi sa. Questo è Genesi capitolo 13 versetto 2, dice: Abramo era molto ricco di bestiame, d'argento e d'oro. Ok, quindi quando si legge qui ti dice prima bestiame, prima dell'argento e dell'oro. Prima bestiame, perché quella è la fornitura di
vestito, carne, cibo, latte e altre cose, infatti, grasso e tutto per, il resto. Infatti hai fatto un elenco completo praticamente, il bestiame serve per fare vestiti, per cibo, per... Ma altre tante cose, per fare borse, per fare sacchi, per fare i tetti, telli, hai capito? Sì, sì. Infatti oggi ci pensi, quanti sono proprietari di bestiame? Pochissimi, non c'è, pochissimi. Non c'è. Anzi è diventata un'industria, praticamente l'hanno monopolizzato. Lo hanno, bravo. Questo è stato con diciamo, questi allevamenti intensivi. Alla fine l'allevamento intensivo non è proprietario una persona a caso. L'allevamento intensivo, gli allevamenti grandi a livello nazionale sono proprietario comunque delle famiglie bancarie. Alla fine è monopolizzato anche coloro che quei piccoli che hai hanno delle regole che li tutelano. Non possono vendere il latte, non possono vendere la carne, pagano una tassa. E sai questa cosa qui? Questo è stato l'inganno che i caucasici hanno fatto creando l'evoluzione industriale. Mm-hmm. L'evoluzione industriale, stiamo arrivando alla quarta. La prima era quello di passare a, come si chiama, a carbonio, e facevano tutto questo per governare un po', per avere sempre più controllo della tua attività personale. Secondo, sono passati a petrochimici, ok? Petrochimici. Quando potevamo anche avere risorse di energia dall'acqua, il primo forte che è stato fatto era idro, era acqua. Sono uomini che hanno fatto macchine che vanno con acqua benissimo, ok? Ma loro ti danno queste regole per tutelarti, ok? Così loro hanno il controllo di quel petrolio là, no, devi usare per solo... Tutelarti e per proteggerti. Allora, quella è protezione. Scusatemi, qual sarebbe la parola contrario di tutelare? No, il contrario di tutelare... Per... ripeti la frase... Per monopolizzarti, per controllarti. E poi si è passato alla terza evoluzione industriale, che è quella elettronico, ok? Elettronico, avere tutto elettronico, e tutto questo non è per darti una libertà, è per avere controllo di tutto, ok? E poi ora si sta passando alla quarta rivoluzione industriale, quando questo elettronico entrerà nel tuo corpo e diventerai tu l'elettronico, hai capito? E vedete come hanno detto questo? Perché una volta avevi la libertà di fare il tuo latte, di fare il tuo formaggio, di fare tutto questo, loro hanno detto no, non va bene. È come la stessa cosa, come siamo passati dalla cura omeopatico a quello allopatico. Sono sempre cose che fanno i diavoli per prendere sempre la tua vera ricchezza. Vai a vedere le famiglie Rothschild, le famiglie bancarie. Queste qua non mangiano carne che non viene da un'origine che non sanno. Hanno il loro bestiame, sanno tutto che bello rilassato. Cosa fanno? Hai capito? E tu non puoi neanche avere due polli a casa, cavolo. Sì, c'è una legge che dice che tu non puoi avere più di 10 polli, se polli non puoi, 10 sì, galline sì, voglio non dire. Non puoi avere più di 10 galline. Questo non è come stiamo leggendo, la vera ricchezza come ce l'hanno avuto. Più di 20, se non mi sbaglio, per legge tu non potresti avere più di 20 galline. Neanche di 20. Se volete un precetto sul fatto dei 10 polli, questo è Giobbe. Aspetta, prima che prendi questo precetto, fratello, rispecchiare quello che diceva. No, tienilo qua. No, ha detto una cosa interessante, perché è vero, queste elite mondiali quando mangiano, non ti pensi che si mangiano la carne che proviene da vacche, da pecore, da galline stressate come malnutrite, stressate come le prendiamo noi dagli allevamenti? Scusami, perché questa carne che noi stiamo mangiando, vediamo il maltrattamento di questa carne, tutto si trasferisce a chi lo mangia. Sì. Noi siamo quello che mangiamo. Tutto si trasferisce a chi lo mangia, siamo quello che mangiamo, loro lo sanno. Queste bestiame, tutti tristi, soffocati, ammazzati in una maniera, non solo quello, pieni di antibiotici, così non dormono e mangiano, ma pieno di steroidi e robe varie. Tutta quella roba si trasferisce a te. Mentre loro mangiano queste elite mondiali, mangiano animali da allevamenti naturali, se li vedi
volti hanno tutti rilassati, questi animali stanno... Secondo te perché vivono lungo quella gente? Là? No, sempre, non muoiono mai. Sempre intorno ai 90-100 anni. Sempre 90-100 anni. Sì, a parte che fanno un sacco di traplanti di cuore. Di cuore. Loro hanno accesso a tutto il cuore. Comprano un cuore ogni due mesi. Vabbè, ma fanno anche quelle... si fanno anche quelle c'è un serum che ti mette in vita, no, che il Vaticano l'ha anche tipo approvato, si chiama una cura a base di cellule ormonali, staminali, cioè tipo che loro dicono di prendere dai feti morti, prendono le cellule dei bambini e se praticamente le cellule nuove, che comunque che cos'è che causa l'invecchiamento e la morte? Il fatto che le cellule si invecchiano e muoiono, quindi loro iniettandosi cellule di bambini praticamente riescono a vivere qualcosina in più. Fanno un sacco di cose, questi fanno trapianti, scambiano sangue ogni 6-7 mesi, ok? E dove trovano tutti questi sangue qui? Ecco perché quando vai a fare donazione di sangue o vai a fare cura, cazzo, ti tirano fuori 5 litri di sangue. Basterebbe una goccia, una goccia per fare le analisi. Perché ci sono vampiri che ne hanno bisogno. E secondo te perché? Perché quando tu vai a fare la donazione di sangue puoi prenderti il permesso da lavoro senza perdere ferie? Sei pagato anche. Quella giornata te la pagano proprio come... Non ti scalano niente, gratis. Danno pure il permesso. Perché? Secondo te quando questo mondo vi dà qualcosa di gratis? Fate a te. No, scappa. Get out. Fuglie e poi abbiamo scoperto anche che la droga di questi elite mondiale è una cosa che finisce con la parola cromo, ok? E questo lo prendono da sangue dei bambini terrorizzati, ok? E questa gente, hanno tanto sangue in mano e devono... vedi, la scrittura dice che una terra viene corrotta dal sangue dell'innocente e per purificare quella terra là ci vuole sempre sangue. Quindi il loro sangue purificherà questa terra. Quello odia la mano che spaggia il sangue dell'innocente. Vai, la prendi questo. Devo appoggiare sul fatto che dici, puoi avere due polli, due pecore. Questo qua invece era Giobbe, capitolo 1, versetto 2. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli. E quando possedeva un solo uomo. 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi. Oh mamma mia. E questo era benedetto? Questa era la ricchezza. Questa era la vera ricchezza. E sai cosa hanno fatto nelle Americhe questi diavoli qua? Perché le Americhe erano ricche con la carne di bufalo, ok? Questi hanno sterminato un'intera razza di bufalo solamente per tenerli affamati ai nativi americani. Guarda la mentalità di questi diavoli. Malvagia. Sì, sì, sì. Dopo farli morire di fame. Poi tornando qui, se non... Cosa vuoi aggiungere? Torno qui. Vai. Ok, tornando qui, Deuteronomio, stiamo parlando dell'apprendista, la legge sull'apprendista, come il mondo sarebbe stato un mondo molto più bello, un mondo molto più tranquillo, dove sarà ognuno sarebbe stato bene, saremmo stati tutti in qualche maniera ricca, ok? Dice, quando lo manderai via da te libero, non lo rimanderai a mani vuote, lo fornirai generosamente di doni presi dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo toccio, lo farai partecipe delle benedizioni che il Signore tuo Dio ti avrà allargito. E qua diamo un esempio con Giacobbe, questo è Genesi capitolo 29, dal versetto 20, che dice: Giacobbe servì 7 anni per Rachele e gli parvero pochi giorni a causa dell'amore per lei. E vado direttamente al punto, questo è Genesi capitolo 30, versetto 25. Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: lasciami partire perché io vado a casa mia nel mio paese, dammi le mie mogli per il quale ti ho servito, i miei figli, e lasciami andare, poiché tu conosci il servizio che ti ho prestato. Labano gli disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi... Aspetta, eccolo qua. Versetto, il punto nel 28, però leggo il 27. Dice: Labano gli disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, rimani, giacché credo di indovinare che il Signore mi ha benedetto per amor tuo.
Poi disse: fissami il tuo salario e te lo darò. E qua era il punto, ok? Comunque Giacobbe, lui lavorò per Labano non solo per le mogli, ok? Ma anche però per un salario finale. Anzi, posso appoggiarti? Questo è il libro di Genesi, capitolo 30, parlando di Giacobbe, versetto 43. Quest'uomo, Giacobbe, diventò ricchissimo ed ebbe greggi numerosi, serve, servi, cameli e asini. Praticamente questo era quello che si faceva ai tempi. Uno andava a lavorare, infatti Giacobbe andò a lavorare per un parente di Abramo, ok? Di Isacco, cioè di Abramo e di Isacco. Quindi che cosa fece? Fece il suo servizio, non lo fece per 7, lo fece per 14 anni, lo fece che il lavoro 7 e 7. E dopo 14 anni... È stato trattato con furbezza da Labano. Sì. Non doveva fare. Sì, volevano fare i figli di Labano. Sì. Praticamente poi alla fine comunque gli ha dato la liquidazione. Ok? Quella che oggi si chiama liquidazione, che dopo che lavori 30 anni in un'azienda ti danno 50.000 euro, ti danno intorno ai 50, 60, lì. Invece qua prendevi una bella grande liquidazione. E che cosa accadeva ai tempi? Quindi tu, ai tempi questo accadeva circa all'età di 12 anni, 12 anni tu diventavi uomo, praticamente a 19 anni, giovane, per questo oggi, fammi capire come le scuole ci hanno rallentato oggi che a 30 anni la gente ancora... Ragazzi, esci dalla scuola più povero, non hai donne, anzi, è prima di... Torni dalla scuola più stupido che mai. Perché se vai falso, a imparare da un falso. Se tu, tempo che vai a scuola, se vai a imparare da un contadino, cavolo, avrai imparato cose che ti servono, cavolo. Bravissimo. Cioè tu vai a scuola che torni più confuso che mai. Perché poi vedere agronomia. Perché poi tante volte che cosa accade? Che cosa accade? Che quando tu vai al lavoro, una delle prime cose che ti dicono, quello che hai imparato a scuola mettilo via, perché qua è tutta un'altra storia. Sì. La pratica è tutta un'altra cosa. E quanti, a scuola quanti, guida, a scuola guida. Quanti ingegneri? A scuola guida ti dicono alla fine. Dimentica tutto, guida come vuoi. Sì. Beh, quanti ingegneri abbiamo visto al giorno d'oggi fare contadino? Ok, quanti dottori abbiamo visto fare ingegnere di macchine? È tutto confuso. E poi che cosa accade? Che questa gente quando ha finito di fare scuole, oggi diciamo che l'età media è 18, 19, 20 anni che finisci le superiori. Se non pensiamo all'università, pensiamo alla maggior parte della... Anzi, adesso la maggior parte va all'università oggi. Comunque, mettiamo alle superiori, tu arrivi a 20 anni che hai finito, che devi iniziare a lavorare, devi metterti soldi da parte, non hai ancora una casa. Non hai famiglia, non hai niente. Non hai famiglia, niente. E tu sei lì, cioè praticamente devi iniziare da zero, devi iniziare. Hai perso anni preziosi, anni preziosi. E gli anni della tua forza. Quello là è un'altra cosa. Mettono in mezzo loro. E cosa volevo dire? Non finisce là comunque. Questo dodicenne, quando va a fare servizio di apprendistato da suo zio, ok? Lui andava là e lo davano già una moglie in sposa. Lui era non è probabile. Era apostolo Ta proprio è andato. Se tu vai nella. Perché un uomo in Israele da 12 anni diventa un uomo, sì, anche sì, la sì. donna. Allora lì viene la parola di preso in sposa. Ok? Sì, c'era già un accordo. Già che okay, questa è la tua moglie, ok? Allora lui va a cercare di creare la possibilità di come avere Giacobbe. La sua famiglia. Giacobbe non ha chiesto lei, gli ha dato. Hai capito? Quindi lui finisce questo apprendistato tornando a casa con soldi, ricchezza e anche la moglie. Moglie, figli, servi, robe varie. Cioè, quindi, arriva a 19 anni con questa grande liquidazione dove tu iniziavi a 19 anni, 20 anni. Avevi un fondo economico. E guarda che... Sì, guarda praticamente che, è un fondo economico, avevi un'economia in cui gestirla, sì. In cui investire. Hai la tua economia. Pensa quanto questo mondo ritardato ci abbia ritardato. È come il microchip. Tutti dicono adesso con la tecnologia che è una cosa fantastica, che è una cosa che cambierà il mondo, ma è una stupidità alla fine, è una stupidità. Sì. Essere stolti. Ehi, le scritture lo dicono, no? Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, ci sono commenti, robe varie. Ehi, salutiamo tutti quelli che guardano, ehi, shalom, shalom. Ehi, shalom, shalom. E comunque... Più entrate in questa verità, più cominciate a camminare in spirito, più il Padre vi apre gli occhi, ok? A desiderare il regno. A desiderare il regno. Quello che viene.
E Yahweh Shai ce lo insegna nella sua preghiera: pregate affinché avvenga il regno dei cieli. Perché quando avvenga il regno dei cieli, queste sofferenze che abbiamo, che lavori saldamente, fai quante cazzo di ore fai ogni mese che non arrivi neanche a fine mese, ok? Queste sono maledizioni. Io lavoro 9 ore al giorno, anch'io. 9 ore al giorno, no, 9 ore al giorno, poi ne dormiamo quanti? Veramente, che ci resta, veramente? Non resta niente. Che vita è questa? Questa è schiavitù. Anche lavoravo anni fa, quando lavoravo facendo i turni le notti, pure che guadagnavo un buon stipendio, ma che vita è? Che vita è questa, veramente? Questa non è vita, è questo, vita che, questo è veramente, svegliatevi dal mondo dell'illusione, da lì c'è nel paese delle meraviglie. Cosa è? Primo Pietro, noi aspettiamo nuovi cieli. Secondo Pietro 3,14. Diamo un po' di edificazione da qua. Secondo Pietro 3,14. Questo è quello che aspettiamo, sì, questo è quello che desideriamo, e parlando di questo è quello che noi vogliamo, perché sapete che tutto quello che è accaduto in passato è un'anticipazione di quello che verrà nel regno, soprattutto del regno di Re Salomone, ok? Che il regno di Re Salomone, che è stato per 40 anni, è stato l'unico regno nella storia dell'umanità e dei popoli che per 40 anni sulla terra non ci sono state guerre. Passa la pace. E infatti immaginate, Re Salomone, comunque il suo nome, Shalom, significa pace. E chi è il principe di pace? Yahweh Shai, ha quel titolo là. Quindi vediamo come... Infatti è simbolico. È tutto simbolico. Simbolico. Ok. È come a quei tempi, veramente, l'argento non valeva nulla perché l'oro era... eravamo... Sì, e così si viveva ai tempi, capito? Così si viveva ai tempi, tutti quanti intorno. E ognuno aveva... eravamo tutti quanti contenti. E qua sta, ecco, eravamo tutti quanti padroni. Eravamo tutti quanti padroni della nostra casa, dei nostri animali. Non avevi bisogno di un'economia del cazzo come abbiamo al giorno d'oggi, che è un'economia che ti soffoca e basta. Non dovevi dar conto a nessuno. L'unico che dovevi dar conto era portare la decima al padre. Prendi la decima e portala ai sacerdoti del padre, ai leviti. E pensa che il padre ti dava anche di mangiarla quella, perché c'erano quelli là che tu dovevi bruciare completamente, e poi c'erano le offerte che tu dovevi portare al padre, che i leviti prendevano una parte per loro e tu potevi mangiare l'altra parte per te. Cioè, quindi pensa un po', era un'offerta. Che poi c'è anche una scrittura in Isaia che dice: il padre fa, ma che mi volete offrire? Quello che già è mio. No, è simbolico, capito? Quando il libro di Proverbi dice che quando i santi sono al potere c'è allegria, ok? E questo è molto, cioè noi non riusciamo a comprenderlo adesso perché non abbiamo mai vissuto una roba del genere. Siamo nati in questa sofferenza, servitù. Siamo nati in questa servitù e non riusciamo a comprendere. Ma davvero, quando i giusti sono al potere c'è proprio boom, c'è festa ogni giorno. C'è festa ogni giorno, ogni sera era una festa, musica, mangiare. La versione migliore di Israele nei tempi di Salomone. Le donne erano... c'era giustizia, ok? Comunque, questo è il libro di Secondo Pietro, capitolo 3, e versetto 14, che dice: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensabili nelle pace, e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. Questa è la buona notizia. Qua vi stiamo proclamando la buona notizia, stiamo proclamando attraverso lo Spirito: separatevi da questo mondo, ok? Che questo mondo scomparirà, non nel pianeta, ok? Questo governo, questo sistema di vita, questa società scomparirà, verrà bruciata, verrà distrutta, verrà annientata, verrà resettata, ok? Quindi allontanatevi, separatevi da questo. Attraverso lo Spirito, quando viene la grande tribolazione, siate pronti a perdere tutto questo. Fanculo la vostra casa, fanculo il conto in banca. Anzi, pensa che proprio stamattina stavo parlando con mia moglie riguardo che voleva comprare casa, non voleva comprare casa, ho troppe multe. E quelli del mondo progettano il futuro, quelli che sono qua. Ti do un progetto poi. L'altra volta il fratello Nicola mi ha mandato un messaggio, fa: a te, al fratello Yarayala, fa, vi è mai arrivato una posta senza che la chiedete? Sì, solo le multe mi arrivano. Anche a me, a me arriva solo le multe. Comunque, vabbè, stamattina stavo parlando di comprare la casa, di non comprare la casa, e tranquillo, ho detto,
detto, ma poi compriamo casa, detto, qua, anche se noi compriamo casa, al finale non è nostra, perché se tu non paghi l'IMU e le tasse tutti gli anni, la tassa, quello che sia, la casa non sarà mai tua, la macchina, se noi non paghiamo la tassa annuale, la macchina non è nostra, ce la sequestrano, cioè, ce la bloccano, quello che sia, non è nulla nostro in questo mondo qua, quindi siete pronti a perdere conto in banca, siete pronti a perdere casa, siete pronti anche a perdere famiglia, se è per questo, ok? Che come dice il signore Yahweh Shai, tutto quello che perderemo lo troveremo nel regno. Quindi, anzi, lo troveremo 100 volte di più. Quindi, facendo questi discorsi, è anche un modo per farvi aprire la mente e dire, ah sì, quando arriverà il giorno che dovrò perdere tutto, come dice il Signore, chi sarà pronto a perdere la sua propria vita, la troverà in vita eterna e ne troverà, la troverà 100 volte meglio di quello che abbiamo qui. Questo è il libro di... Che significa la vita eterna? Cioè, questo qua è un pelo, qua campare 100 anni, confronto all'eternità è... un soffio, questo qua è un soffio, voi vi volete applicare su questo soffio, volete vivere, volete attaccarvi a questo soffio e state dimenticando la vita eterna. E questa cosa che dice è incredibile, come la gente, è incredibile come siamo arrivati al punto che per la gente va bene questa merda di sistema che viviamo. Ognuno, nonostante tutto l'ingiustizia che c'è, nessuno vuole morire. Nessuno. Si attaccano i soldi, si attaccano il materiale. Ognuno cerca di aggrappare il suo e... Ma poi stamattina volevo pregare. Ai loro desideri carnali. Questo per dire, stamattina pregavo che padre facesse tornare Yahweh Shai, perché sono stufo di questa carne, ok? Di questa carne debole, che desidera, di questa carne che soffre. Voglio i corpi nuovi, voglio i corpi celesti, capito? Yahweh Shai ha tante promesse, cioè non riusciamo neanche a pensare. Per non dire di non avremo più le malattie, avremo corpi che sono tra spirituale e carnale. Ok, potremmo volare, non sappiamo di quale elemento sarà fatto. È un altro, tutto un'altra storia. I nostri figli giocheranno con i crocodili, il leone sarà come un cucciolo, come un gatto. I corpi sono un po' come i cari celesti, sai, che sono di materiali diversi, possono cambiare forma. I corpi celesti possono essere trasparenti, possono avere una sembianza. Puoi volare, puoi fare cose. Questo è il libro di Secondo Pietro, capitolo 3, parto da versetto 9, dice: il Signore Yahweh Shai non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Perché poi tutte queste cose belle che stiamo parlando, che pensate? Che il Signore ve le dà gratis, ve le dà. E qua comunque ce le dobbiamo guadagnare in questa vita. Qui siamo messi qua appositamente. Secondo voi il Messia, il figlio di Dio, si è seduto alla sua destra gratis? È venuto a soffrire come mai nessun uomo ha sofferto nella storia dell'umanità, ok? Con tutto quello che ha subito, torture, insulti e tutto quello che ha subito il Messia Yahweh Shai. Sì, spirituale e fisico. Sudava sangue il Messia. Anche attacchi psicologici. Che ha ricevuto da tutti, nessuno gli andavano sempre contro. Si è seduto gratis, secondo voi, alla destra del Padre? Credete che noi, che desideriamo essere parte degli eletti, desideriamo avere queste benedizioni che vengono nel regno, ok? Pensate che siano gratis? No. Per questo preparatevi spiritualmente, mentalmente, che davanti a noi la prossima grande profezia che abbiamo una grande tribolazione, perché ok che qui parliamo di belle notizie, vi spieghiamo argomenti, parliamo di storia, ma non dimentichiamoci che qui noi stiamo profetizzando la grande tribolazione che entrerà nel vivo quando ci sarà il mandato obbligatorio del marchio della bestia, cioè il microchip. E non stiamo parlando di cose futuristiche che avverranno tra 10 anni, ok? Stiamo parlando di cose che avverranno nei prossimi tempi, nei prossimi mesi, nel prossimo anno, nei prossimi 2 anni, prima possibile, speriamo, ok? Perché è già attivo, anzi il microchip è in una fase di propaganda, no? Lo stanno proprio pubblicizzando, l'hanno ufficializzato, lo stanno pubblicizzando. Lo stanno dicendo nelle radio. Lo dicono nelle radio, a mia sorella gli hanno offerto lavoro dicendo che lei doveva portare a pubblicizzare il chip, ok? Ci abbiamo davanti a noi questa grande tribolazione dove sarà per noi, ripeto, i tempi passati che a livello mondiale hanno obbligato la gente a prendere il punto ricchio, se no non potevi andare a lavorare, ok? Quello non è nulla in confronto a quello che sta per arrivare.
Okay, infatti quindi... vi lo presentano sempre con cose belle, lo chiamano bioingegnere, biotecnologia, neurolink, che poi come hanno fatto in passato, così come ingannavano la gente dicendo oh, devi prendere questo, che questa è una cosa buona. Mi ricordo una grande presa per il culo che fecero qua in Italia, che dissero che appena erano arrivati i veleni qui in Italia c'era la gente che passava avanti, che c'erano i politici che favorivano i parenti, sì, per passare, ma va a cagare, va, bugiardi, cioè era una grande stronzata, per far venire desiderio alla gente di prendere anche loro. C'era quella città là che il sindaco è una città del sud, sì, in Sicilia, che se il sindaco è andato a passare, gente stupida. Questa era la propaganda. È la stessa cosa, stanno facendo la propaganda con il chip, che tu non avrai bisogno. Lo sentivo alla radio lì, a RDS. Ah, che bello, sta per arrivare il chip, non avremo più bisogno del portafoglio, dei documenti, avremo tutto qui a portata di mano. E questo dopo, a che conseguenza? E questo cosa è, porta questo alla fine? Stiamo per entrare in questi tempi, ok? Quindi tutto quello del quale parliamo, parte della buona notizia che vi diamo, è perché vi aiuti a rinunciare a questa vita quando arriverà il momento di farlo, ok? Eh sì. Perché come il Messia Yahawah Shai ha dato la sua vita per noi, statene certi che arriva il momento che noi dovremo dare la nostra vita per lui. Okay? Che sia fisicamente proprio con la nostra morte, perché sappiamo che parte degli eletti saranno martiri, o sarà quello là della prova di lasciare, di perdere tutto quello che abbiamo, perché il Messia ha parlato chiaro: stretta e angusta è la via che porta alla vita eterna, ok? E pochi, pochi sono quelli che la riescono a percorrere, mentre larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione. E vediamo quanti i cristiani, tutti quanti percorrono quella strada là. Non sono già salvo, okay. Sono già battuto. Questo è secondo Pietro 3:11. Il giorno del Signore Yahawah Shai verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Questo è quello che dicevo prima attraverso lo spirito, ok? Tutto questo è tutto questo materiale che vedete intorno a voi, la vostra bella macchina, la vostra casa, quello che sia, cioè è destinato a essere bruciato, ok? No, letteralmente è destinato a essere bruciato attraverso il fuoco nucleare. Quindi a che ci teniamo? Dice la scrittura, dice Paolo, fa che le cose che vediamo sono per un tempo, mentre le cose che non vediamo sono quelle eterne. Non cercare le eterne, non le cose passeggere. Bravissimo. Versetto 11 dice: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi. Posso un precetto io? Questo è 1 Corinzi capitolo 15 versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Infatti queste sono cose misteriose per coloro che vengono dalle religioni, che nelle religioni ti spingono solo a goderti questa vita, a pensare a questa vita, e poi quando finiamo questa vita ma che qua... Ma cosa godi qua? Che cosa godi? Godi le tasse, le multe? Che cos'è? Aprite gli occhi, siete proprio nel paese delle... Alice nel paese delle meraviglie. Siete... Che poi Alice nel paese delle meraviglie si dice che l'abbia scritto uno mentre era sotto effetto di non mi ricordo quale droga. Di estasi. Cioè, quindi pensate proprio come state fatti per pensare che questo mondo sia bello. Infatti io per questo quando ero nelle religioni non capivo quel precetto che il Signore diceva: chi ama il mondo non ama me. Se tu sei amico del mondo, non sei amico mio, dici, ma come? Ma tu hai creato il mondo finché noi ce lo viviamo, ce lo godiamo, e adesso non lo posso amare perché sennò sono... E sta cosa non riuscivo a connettere questi punti quando ero nella religione. Allora, voglio agganciare a un punto che hai detto, voglio andare fuori un po' dal discorso. Hai detto, hai parlato di Alice nel mondo dei balocchi, no? Che colui che ha scritto... hai preso Alice e Pinocchio. Pinocchio nel paese delle meraviglie e Alice nel paese dei balocchi. questo è attraverso lo spirito. Fantasia. Hai detto che colui che ha scritto la storia era sotto l'effetto della droga. Si dice così. Sotto l'effetto della droga il cervello produce la dopamina, ok? E infatti lo Stato che cosa fa? Lo Stato cerca di indurci sempre questa dopamina, ok? Tutti questi sagre, tutti questi spettacoli, TV, e anche attraverso i social, questi stili di vita che ti fanno vedere che bello. Social produce, proprio hanno fatto... dopamina, è quello il TikTok, sei là, non riesci, non ti stacchi, ok? Questa dopamina ti tiene in uno stato REM, ok? Uno stato rilassato come zombie, ok?
È vero, infatti passi le ore lì sopra, neanche te ne accorgi. E vivi proprio in questo mondo dei balocchi, delle robe, va, diventi una Alice, un Pinocchio, un quello che è, hai capito? E non ce ne rendi conto. E te non ti svegli, ti accomodi sul divano lì e non si sveglia. E quello la gente non riesce a vedere, e questo mondo ha bisogno di un nuovo governatore. Per quello loro non riescono a vedere, perché sono sotto lo stato di dopamina. Ok, le scritture parla della moltitudine della stregoneria di Esaù. Ok, questa è una moltitudine di stregoneria. Che cosa fanno? Loro sono lì a studiare, a cercare sempre come tenerti sotto controllo. Con la guerra, i rumori di guerra, la gente lo stesso non gli importa. Non gli importa niente. Perché dicono, io non sono lì dove fanno la guerra. Bravo, dicono, ma non sanno, quello che non sanno è che l'effetto della guerra, quando comincia a colpire la gente, guarda che hanno dimenticato già che l'Ucraina, dove c'è la guerra, produce, mi sa, 43% del granaio del mondiale, ok? Hanno dimenticato che Israele adesso ce l'ha a che fare con Iran, ok? Ce l'ha a che fare con questi paesi, ce l'ha a che fare anche con Egitto, ok? Egitto tiene passaggio che porta tutto il commercio in canale Europa, di Suez. La canale di Suez, ok? Se scatta l'Iran con lo stretto di Hormuz, che tiene l'internet e hanno anche i cavi dell'internet mondiale, ha tipo un terzo del petrolio mondiale, capito? Loro non sanno le conseguenze di questo. Dico, appena il padre riattiva, collassa la società, il mondo la sente. E lì sì. Il mondo la sente. Se vuoi concludiamo con questo precetto qui. Prima, che precetto è questo? 11. Ma dici concludiamo proprio il campo? Dice sì, sì. E quanto? Ma abbiamo, è un'ora, no, siamo da un'ora e 50. Dai, qualche altro minuto. Fammi finire questo e poi finiamo con quello. Che qua... Che bene parlare, che noi pensa, siamo partiti attraverso lo spirito, proprio come facevano i profeti una volta. Sai, i profeti arrivavano, portavano l'avvertimento, ti minacciavano del giudizio del Padre. E poi, se tu vai a vedere tutti i profeti, da Isaia, Ezechiele, ma anche dai quelli Gioele, tutti quanti, tutti i profeti maggiori e minori, ti partono e ti avvertono. Dicono, ehi, ravvediti, perché ti stai comportando male, se continui così arriva il giudizio. Noi siamo partiti così, parlando degli spiriti di vendetta, no? Che il padre... Anzi, prima abbiamo parlato dei cari, comunque prima abbiamo parlato di quello che il padre manda come giudizi, e poi tutti i profeti concludono con una promessa, con quello che di bello arriva, ok? Che è la buona notizia. Questo è 1 Corinzi 15:51 che dice, ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Questo è quello, questo è il nostro desiderio, ok? Qua stai dicendo che non tutti morremo, nel senso, nella carne, non tutti vedremo la morte fisica. Sì, quando torna Yahweh Shai, in mezzo che torna Yahweh Shai, sarà già il giudizio presente, Yahweh Shai viene a portare il colpo, il colpaccio, e non tutti moriranno, ok? Perché quando torna Yahweh Shai viene con due cose, viene con la guarigione e la distruzione. Viene con la salvezza e con la distruzione. Sì. Guarigione e salvezza per gli eletti, che ha a che fare, prima cosa, è il cambio del corpo. Perché sarà nella presenza di Yahweh Shai, non puoi essere. Ma tu basta che vedi le scritture quando Daniele, Esdra, Isaia, che incontrano l'Altissimo, quando incontrano un angelo, cioè loro svengono, i nostri corpi reggono. Solo un angelo. Cioè non reggono i nostri corpi. Per questo dice che per andare a incontrare Yahweh Shai sarà con una schiera di angeli poi. Cioè tu hai bisogno di un altro corpo, obbligatoriamente hai bisogno di trasformare il corpo. No, ce n'è un mancamento, ci moriamo. Noi diciamo spesso tra noi che il nostro corpo deve essere cambiato, sennò se veniamo rapiti in quei cari là, Yahweh Shai, sveniamo, poi ci deve alzare, alzati, poi lo vedi di nuovo e svieni di nuovo. Guarda, c'è Daniele che lui dice che proprio gli mancavano tutte le forze, cioè lui non riusciva manco proprio a parlare, ma che poi Yahweh Shai l'ha toccato e lui ha preso forza. Perché tu pensa che Daniele era un uomo molto spirituale, pensa che stiamo parlando di uomini che a livello spirituale erano più alti di noi. Anche saggezza, davvero, saggezza. Pensa se svenivano loro. Però dice, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati.
Ok, perché come dice quando torna in primo Tessalonicesi 4, 16, 17 che prima risusciteranno i morti in Yahawashai e riceveranno i corpi celesti e poi coloro gli eletti che saranno qui, anche loro dice in un batter d'occhio cambieranno il... eccolo qua, il corpo, 52, in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, dice la scrittura. Ok, la tromba squillerà. La tromba sarà terribile. Secondo me la tromba verrà dai cari, ma una tromba terribile che tutti lo sentiranno, scaricheranno da addosso. E senti quella tromba e sai letteralmente che c'è la merda. Dice versetto 53, infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Immagina che sei lì e ti sparano con le mitre e per te sembra proprio soffiati di aria. Sì, caso, tipo Matrix, vestibili e cioè, immagina che perché cosa succede? Tutti gli elementi rispetteranno te. Il ferro non ti potrà penetrare, il metallo non ti penetra. Già in Africa hanno delle piante speciali, davvero, che queste piante, il tuo corpo, il coltello non penetra più. Ah, sì, è vero. Sì, si fa tipo una sorta di... Il coltello ti indurisce talmente tanto la pelle che non si perde, la rende elastica. Sì, ha un effetto contrario. E pensa quando Yahawashi trasformerà il nostro corpo. Infatti il libro di Giobbe 5, 18 dice che saremo alleati con gli elementi, ok? Tu la pietra potresti alzarlo, potresti fare diverse cose e manipolarlo. E hai il moto, riceverete potere. Io direi di chiudere con questo. Vai, vai. Questo va bene. Questo è Primo Corinzi capitolo 50, 15, capitolo 50, Primo Corinzi capitolo 15 versetto 57 dice: ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Yahawashi Mashiach. E sapete perché abbiamo già la vittoria? Perché Yahawashi la missione l'ha portato a termine. Se Yahawashi non avesse portato a termine quella missione, siamo fottuti. Tutti. Infatti il Signore ha già vinto, lui dice: io ho già vinto, voi già vinto. Praticamente dice solo di resistere, praticamente voi resistete fino alla fine, a chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Solo questo ci è stato chiesto dal Signore, di mantenere la fede fino al suo ritorno, quindi di non prendere il chip quando sarà, principalmente. Ti ricordi gli anziani nei cieli quando Yahawashi ha fatto il sacrificio? Sì, gli anziani ringraziavano, erano tutti felici che c'era l'agnello, l'agnello che l'ha fatto, perché questa è una missione assoluta. Se Yahawashi non faceva la sua parte, siamo fottuti. Come dice Giovanni, io piangevo perché non c'era nessuno, sì. Ma non ti preoccupare, il leone della tribù di Giuda, il leone della tribù di Giuda sboccate se c'è. Versetto 58: perciò fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Dice che state saldi, incrollabili, perché quello che Esaù cercherà di fare nei tempi che arrivano è crollare il tuo morale, il tuo spirito. Cazzo, sai come ti sentirai quando te ne rendi conto che se non prendi chip non puoi letteralmente comprare niente, non puoi andare al lavoro, sai come ti crollerà lo spirito. La tua moglie, perdi la famiglia, tutto. Hai i bambini che ti piangono davanti e sei lì a guardare questo bambino qui. Ehi! Non sarà facile, non sarà per niente facile, ok? Per questo dice: state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ehi, questo è. Okay. Perché ogni sforzo che ci daremo in quei tempi là sono sforzi di prove che il Padre vuole testare il nostro carattere. Potrebbe capitare che 2-3 giorni non trovi neanche da mangiare e da bere, ma il Padre non ti lascerà morire. E sono delle prove. Ok? Signore, non ti tenterà. Loro è provato col fuoco. Signore, non ti tenta oltre le tue forze. Quello è Primo Corinzi. No, chiudiamo con questo. Bene, con questo è tutto. Sperando questo video possa essere stato edificante. Ringraziamo il Padre per averci ispirato, protetto, guidati attraverso lo Spirito Santo nel nome del Signore Yahawashi. E come sempre diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahawashi Ba'asham, Yahawashi Ba'asham Kakdash.
nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramulino, GMS, e shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi si trovano disperse nel mondo. Alla prossima, shalom. Bye bye, shalom.